Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori di Teleclub Italia, nuova puntata di Club Napoli All News, puntata del martedì a metà fra il bel successo contro la Juventus e soprattutto ci si avvia, come potete leggere anche dal nostro titolo, verso l'Europa League e verso la sfida che vedrà gli azzurri impegnati oltremanica contro il Leicester. Verso Leicester, cosa vi aspettate? Questa è la domanda che poniamo ai nostri telespettatori. È stata sicuramente una settimana che è iniziata per bene, come non potrebbe essere altrimenti, dopo l'ottima vittoria degli azzurri al Fulmicotone contro i bianconeri. È stata una vittoria importante anche dal punto di vista umorale di una città che si era per un attimo ingrigita per quel 5-1 subito, seppur in un amichevole, seppur con le seconde linee, contro il Benevento, ed è una vittoria importante anche dal punto di vista proprio della classifica, perché, come abbiamo avuto modo di analizzare anche ieri con Francesco Molaro e Adriano Pastore, il Napoli è primo in classifica dopo 3 giornate, punteggio pieno con il Milan e la Roma, e sicuramente un qualcosa di importante sotto tanti aspetti, aspetti statistici, aspetti anche dal punto di vista meramente dell'umore, delle sensazioni, e si va così verso l'Europa League, verso questo esordio, con qualche dubbio di formazione, con della burocrazia che in qualche modo ha messo in ambasce, a causa ovviamente delle regolamentazioni Covid, anche alcuni calciatori, fra cui quelli del Napoli, ma dovrebbe essere tutto superato. Ne parleremo in quest'oggi, tanti ospiti, tante news, le vostre telefonate, i vostri messaggi, e con me a condurre la trasmissione c'è Raffaele Dattore. Ciao Raffaele. Ciao Alberto, buonasera a tutti. E allora vado subito da te. Ovviamente vi invito già a scriverci sulla nostra pagina Facebook e al nostro numero WhatsApp per rispondere al quesito che vi poniamo. Ti chiedo, siamo a metà fra la gara di campionato e la gara di Europa League. Sicuramente siamo all'inizio, ovviamente tutto si può definire e c'è tempo anche per correggerlo, ma che Napoli hai visto in quest'ultima parte di stagione? Allora, io ti dico la verità, Alberto, partendo dal presupposto che la giornata di sabato e domenica, anche se era settembre, non può essere che definita calcio d'agosto, perché le nazionali hanno messo un carico Certo. addosso alle squadre molto importante, quindi comunque veri e propri giudizi di valore non è che se ne possono dare. Però, nonostante tutto, abbiamo avuto delle indicazioni importanti. Abbiamo visto un Napoli a metà tra il vecchio e il nuovo, perché abbiamo visto un Napoli che ha faticato molto dopo il gol subito, e ti dico la verità, quella mezz'ora mi ha fatto rivedere il Napoli della scorsa stagione. Dice, chiedeva ieri Francesco se abbiamo dimenticato Napoli-Verona, e io rispondo no, perché c'è stata mezz'ora di Napoli-Verona sabato in Sì, campo. sono d'accordo. E c'è voluta però la mano di Spalletti nell'intervallo, che tra il cambio di modulo veramente importante, perché ha cambiato completamente quella che è la struttura della squadra e quello che era il problema del centrocampo, che era soverchiato dai numeri della Juventus, che ne aveva addirittura 4, mentre Napoli rispondeva con soli 2. Abbiamo visto un Napoli diverso, un Napoli più aggressivo, più propositivo, in difficoltà sicuramente, comunque perché c'è stato molto, molto, ma ora molto manovrata per superare il muro della Juventus, e comunque si era piazzata lì chiusa in trincea. Però Sì. è riuscito a farlo. Sicuramente ha beneficiato di 2 errori da parte della difesa avversaria, prima di Kean, cioè prima di Szczęsny e poi di Kean. Però è un Napoli che rispetto a quello dell'anno scorso è cambiato completamente. Cioè, una partita del genere l'anno scorso probabilmente non solo non la portavamo a casa, ma la perdevamo anche 2, anche 3-0, perché poi non si riusciva a trovare più il bando della Sì, matassa. Una sono volta d'accordo. perso quel momento di quei 10 minuti iniziali, verso quell'ondata di come ripartito, hai avuto grandi difficoltà. Però il Napoli in questo momento è questo, è cambiato. Già nelle prime 2 partite abbiamo avuto modo di vedere un Napoli che era comunque completamente diverso, che riusciva a portare a casa risultati anche quando la prestazione non era importante. Ed è un grosso passo avanti per questa squadra. Nelle ultime annate, non solo quella scorsa con Gattuso, ma anche prima con Ancelotti, anche in alcuni momenti con Sarri, il Napoli era mentale, cioè aveva un problema mentale importante. Quando andava sotto, non solo magari nel risultato, ma anche nella prestazione, quando gli succedeva qualcosa,
non sempre riuscito a riemergere, a ribattere, a tentare di fare qualcosa di più. Poi ci sono arrivati i risultati, non sono arrivati, però questo Napoli in queste prime partite la mano di Spalletti si vede soprattutto nella testa. Si vede come è cambiato completamente l'approccio alla partita. Poi dopo ci vogliono i due episodi per portarla a casa, quindi ci sono ancora delle difficoltà. Queste difficoltà però non sminuiscono un grande risultato, non sminuiscono l'aver battuto una diretta concorrente per quello che è l'obiettivo finale, certo, che è la Champions, la qualificazione in Champions. Non comunque hai punteggio pieno dopo tre partite, non hai giocato il tuo miglior calcio, è ancora più importante aver fatto punteggio pieno non avendo giocato il proprio miglior calcio, perché è così che si vincono gli scudetti. Ma io non voglio dire che Napoli vincerà lo scudetto, però quante volte proprio la Juve di Allegri negli anni passati è andata a casa con i tre punti facendo un tiro in porta o avendo un episodio a favore, un errore a favore che poi ha portato i tre punti e ha portato poi chiaramente anche a dei risultati importanti. Ma questi risultati in questo momento sono ancora più importanti perché Spalletti ha così modo di poter ancora lavorare sulla squadra, perché ci sono anche delle problematiche che non sono ancora risolte, perché chiaramente due partite d'agosto, due settimane con i nazionali fuori, non è che hai potuto lavorare più di tanto. È anche vero che Spalletti sta provando molte situazioni, l'assenza di Osimhen all'inizio ha determinato un cambio di modulo, si è partiti 4-2-3-1, sì, si è passati al 4-3-3. Questo 4-3-3 non ha funzionato con la Juve perché Allegri se lo aspettava, ha giocato in modo da annullarlo e nel primo tempo c'è qua praticamente riuscito, complice chiaramente anche il vantaggio che ha messo una pressione e una fretta addosso alla squadra che era comunque importante. Però l'effetto di aver cambiato modulo portando praticamente a un 3-4-2-1, che in momenti di spinta era addirittura 3-2-4-1, perché poi le ali che erano Politano a destra e Marrone a sinistra, a un certo punto in fase di possesso si alzavano ancora, sì, di più sulla linea dei due dietro Osimhen, che erano Insigne e Onana appena entrato. Quindi comunque il Napoli è un cantiere aperto in questo momento, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico. E nonostante sia un cantiere aperto, il Napoli ha 9 punti in campionato, gli stessi che ha il Milan, che in questo momento viene data come la favorita allo scudetto, secondo me un po' prematuramente, ma che sta dando risposte importanti. Abbiamo visto la partita con la Lazio, 2-0 senza storia, poteva essere molto più largo. Più ampio il risultato, sì. C'è stato anche un rigore sbagliato da parte di Chessy, quindi c'è proprio, si poteva andare oltre anche il 3-0, eppure il Napoli sta lì. Il Napoli sta cambiando. Ora però viene il bello, tra virgolette, perché abbiamo visto Mario Rui chiudere la partita stringendo i denti, perché fondamentalmente si era fatto male. Sappiamo che Mario Rui è in dubbio tanto quanto Insigne per la partita di Leicester e incomincia a venire il nodo al pettine, perché chi gioca adesso al posto di Mario Rui? Abbiamo buone notizie da parte di Goulam, perché oggi il Napoli ha comunicato che il suo giocatore sta riprendendo bene, sta rispondendo bene alle cure e sta arrivando sempre più vicino al rientro in campo. Ma fino a quando non arriva Goulam, noi abbiamo già una partita giovedì, poi domenica, poi si gioca di nuovo. Sì. A ottobre sta un'altra pausa delle nazionali con 18 partite dall'altra parte del mondo e incominceranno a venire i nodi al pettine. Riusciremo a sopportare una rosa non al meglio, perché il Napoli in questo momento, a parte qualche elemento come Zielinski, Osimhen squalificato, ha sempre cercato di avere i titolari in campo. È vero. Però bisogna iniziare a gestire le energie. Probabilmente giovedì, se Mario Rui non gioca, ci sarà Juan Jesus, esterno sinistro. Juan Jesus non può fare il lavoro che fa Mario Rui, a prescindere dal valore intrinseco del giocatore, che secondo me è inferiore a quello di Mario Rui, perché non è un terzino neanche, quindi è adattato bene così. Però non può andare a fare il 3-4-1, 4-2-1 con Juan Jesus a sinistra che si alza. Magari metti in Di Lorenzo, sì, però poi hai messo Di Lorenzo ancora un altro ruolo. Fuori ruolo, però dovrà riposare anche Di Lorenzo, non potrà fare 40 partite. Sì. Quindi io ti dico la verità, credo che la strada imboccata in questo momento è la strada giusta. Credo che Spalletti arriverà al bandolo della matassa, perché ho visto un Napoli diverso, ho visto un Napoli concreto, ho visto un Napoli che mi è piaciuto molto, su tutto il piano mentale, ti dicevo. E mi ha sorpreso, devo essere sincero, quest'estate, fine anno scorso, ero molto in dubbio su questo arrivo di Spalletti, perché già se ne parlava a fine stagione, poi quando è arrivato abbiamo fatto qualche puntata qua in studio con Francesco e io ho espresso più di un dubbio su Spalletti. Mi sta smentendo in questo momento e sono molto contento di essere smentito. Però bisognerà lavorare tanto da parte sua per trovare gli equilibri e avere anche un po' di fortuna, perché poi gli episodi incideranno tanto. Abbiamo visto quante partite sono finite per centimetri. Basta pensare alla Juve, che ha pareggiato la prima col gol, sì, di Ronaldo, 2 centimetri in fuorigioco.
Questa volta Keane ci ha fatto regalo a quasi partita finita e è andata bene. Poi, chiaro, potevi vincerla e potevi non vincerla lo stesso, anche senza quel regalo, però noi ce lo prendiamo, lo mettiamo in tasca e 9 punti li abbiamo messi in cassaforte. Assolutamente. Vedremo come andrà avanti. E allora, nel frattempo, tanti messaggi che arrivano anche dalla nostra pagina Facebook, vi ringrazio, già tanti collegati, anche vi ricordo nel nuovo orario, intorno alle 15 anticipiamo la messa in onda, quindi ancora più spazio per voi, per le news, per gli ospiti e soprattutto per tutti coloro che vogliono seguire Club Napoli All News e le news appunto su tutto il mondo. Azzurro, un po' di messaggi. Saluto Laura Castaldo che ci dice: la speranza principale è che alcuni dei nostri riceveranno l'ok per giocare contro il Leicester. Poi andrei con massimo 3-4 cambi di formazione rispetto alla partita di sabato. Le seconde linee messe tutte insieme sono pericolose. Beh, effettivamente, soprattutto su quest'ultima dichiarazione, direi che non posso che essere d'accordo con te. Ancora Alfredo Donato, non mi aspetto niente di buono. Raffaele Porcaro, amo il Napoli, ma voglio la sconfitta come Napoli-Benevento e poi vincere lunedì. Forse, evidentemente, il nostro Raffaele non crede nell'Europa League, o magari proprio per questioni di rosa preferisce già abbandonare direttamente Ti la dico la competizione. verità, no, ragazzi, cioè, non fate questo discorso, perché a oggi se il Napoli può vincere un trofeo a fine stagione e non voglia annoverare la Coppa Italia come un trofeo che è buono solo per chi lo vince, il Napoli punterà all'Europa League. Bisogna smettere di nascondersi, il Napoli ha una rossa che può andare in fondo a questa competizione. Ha la possibilità di portare un trofeo a casa, che non è una cosa Certo. sottovalutare. Quanto abbiamo esaltato le Coppe Italia È vinte, le vero. Supercoppe italiane vinte a fine stagione? Sì. Perché non vi piace l'Europa League? Sì, ok, potremmo andare in Champions, ma che abbiamo fatto l'anno scorso? Siamo usciti e non siamo andati in Champions. E l'anno prima siamo Uguale. usciti e non siamo andati in Champions. Allora, se dobbiamo andare nel dubbio comunque di non arrivare a fine stagione in Champions, proviamo a portarci un'Europa League a casa, senza dimenticare che la vittoria ti manda in Champions in Sì, automatico, in prima sì. fascia. Quindi io lo dico adesso, che 14 settembre, non dite che non dobbiamo uscire da questa Europa League, perché l'Europa League vale tantissimo, sono soldi, sono prestigio, è un trofeo e ti porta in Champions League a prescindere dalla fine della stagione. Sono meno partite, è più facile paradossalmente vincere una competizione del genere piuttosto che arrivare oggi tra le prime È quattro vero. in campionato, anche se, come abbiamo detto prima, i primi passi sembrano essere molto positivi. E allora, fra l'altro, ricordiamo che per quanto riguarda l'Europa League, quest'anno, se arrivi primo nel tuo girone, non giochi i sedicesimi di finale, Vero, verissimo, che importante. erano una Novità. mazzata fra capo e collo, soprattutto per il Napoli, che spesso si è ritrovato in Europa League a passare il turno e poi fra gennaio e febbraio ad avere quel turno maledetto che molto spesso purtroppo quel Napoli non è riuscito a superare, penso al Granada, penso anche a sfide del passato dove tranne rari casi, soprattutto quello nell'ultimo anno di Benitez, il Napoli non era mai riuscito ad andare avanti nella competizione e come dicevi tu poi si aprono a metà campionato quelli che vogliono abbandonare la competizione La come se settimana fosse la settimana tipo. tipo è una cosa che va bene se tu sei una squadra di media bassa classifica, Sì. perché non hai il modo né i mezzi per fare una rosa competitiva su più fronti. Sì, Ma sto parlando di una squadra che non è da media bassa classifica e non l'è stata negli ultimi 10 anni. Facciamo a fine stagione il conto di come era andata ogni anno e il Napoli, a parte 3 volte, compresa quella dell'anno scorso, non è andata in Champions. È una squadra che fa le coppe europee ormai in maniera stabile da un decennio. E non avere una rosa che sia competitiva su tutti e 3 fronti e dover fare addirittura la settimana tipo perché è più bella e più brutta. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma perché dobbiamo tagliarci le gambe in questo modo? Cioè, io vi ripeto, la settimana tipo sì, ok, ma se vinci lo scudetto, se poi la fai e non vinci niente, non vai in Champions come l'anno scorso, ma che l'abbiamo fatta a fare? resti col cerino in mano e poi parli di E Napoli-Verona. poi parli di Napoli-Verona, sicuramente, però capito che voglio dire, cioè, non arriviamo a parlare di Napoli-Verona, parliamo della magari Di ciò che ha di ciò che ha portato poi a portato a Napoli-Verona. Napoli-Verona, parliamo di una sconfitta col Granada che, mamma mia, una squadra che non ho capito com'è possibile che sia Che sia arrivata arrivata già. così, no, ma è arrivata così in fondo poi rispetto alla competizione, Sì. cioè, non voglio dire che se ci mettiamo 11 noi qua di Napoli vinciamo, Ma quasi. ma non sfiguriamo, diciamo che non sfiguriamo.
E allora altri messaggi ancora dalla nostra pagina Facebook. Buon pomeriggio a tutti, sono Giuseppe dalla Sicilia. Onestamente non so cosa aspettarmi dall'Europa League quest'anno, penso però che non abbiamo la rosa adeguata per poter affrontare questa competizione. È una mini Champions League, a questi livelli ci vuole una rosa all'altezza. Detto questo, il mio augurio è comunque di andare avanti il più possibile. Grazie sempre. Forza Napoli. Marino Emilio, anche un pareggio giovedì andrebbe bene. Questo è il messaggio del nostro telespettatore. Continuate a scriverci. Vado anche dal nostro numero WhatsApp e c'è Matteo Danola che ci dice: ma lo sapete che nella rosa del Napoli c'è un terzo terzino sinistro? È Filippo Costa. Perché non se ne tiene conto? Matteo Danola. Allora, Matteo, su questo hai pienamente ragione. Filippo Costa, che a Di Maro è diventato il nostro idolo per quanto riguarda Club Napoli All News, perché lo abbiamo seguito anche con simpatia, perché era preso di mira gratuitamente da alcuni tifosi, lo abbiamo anche difeso. Però dobbiamo anche dire che Filippo Costa è un calciatore che di proprietà del Bari, che arriva poi al anzi, di proprietà del Napoli, che va in prestito al Bari, del figlio di De Laurentiis. Va alla Virtus Entella lo scorso anno e quest'anno si ritrova in attesa di una sistemazione. Salta il trasferimento alla Reggiana nell'ultimo giorno di mercato. Parliamo della Reggiana, quindi parliamo della Serie C1, sicuramente una squadra che vuole salire in Serie B, ma parliamo di Serie C1. E quindi resta in rosa. Attenzione però, perché Filippo Costa attualmente fa parte della rosa del Napoli, ma non può scendere in campo né in campionato né in Europa League, perché non fa parte della lista dei calciatori che viene comunicata dalle squadre dei 25, sia in Serie A sia in Europa League. Quindi se il Napoli e Spalletti volesse in qualche modo schierare il calciatore, c'è da fare una modifica alla lista e lasciare qualcun altro fuori. In questo caso, evidentemente, vedendo Zanoli, il mister e penso anche la società ha deciso di optare per un Zanoli che effettivamente può fare sia destra che sinistra, rispetto a un Filippo Costa che, ti dirò, a me non dispiace, per me può fare anche la riserva in questo Napoli, può starci la rosa, però ci sono delle dinamiche burocratiche che non consentono in questo momento di tenerne conto. In questo momento potrebbe scendere in campo solo in Coppa Italia, perché lì non ci sono liste e basta semplicemente essere tesserato per una squadra. Non so come la vedi su Filippo Costa. No, penso che hai detto tutto tu, Alberto. Cioè, ci sono delle valutazioni, ci sono altri giocatori che possono sicuramente sopperire al problema del terzino sinistro in questo momento. Lo stesso Zanoli, abbiamo detto Juan Jesus, però la questione è un po' più, viene un po' più da lontano. Lo Certo. stesso discorso abbiamo fatto per Marfella la settimana scorsa. Sì. Come è Napoli è arrivato a far giocare Marfella col Benevento, come è Napoli è arrivato a far giocare Costa, o farebbe arrivare A a giocare giocare Costa. Costa in Europa League, Sì. in questo caso, in campionato, insomma. Il Napoli non ha comprato un terzino sinistro. E torniamo a È prima. tutto lì, Sì. rimaniamo lì. Poi gioca io, gioca lui, gioca l'altro. Ok, una situazione internossa la troviamo una soluzione. Ma stiamo sempre dicendo che il Napoli non ha comprato un terzino sinistro. Esatto. E non stiamo dicendo che il Napoli ha comprato Hakimi, Theo Hernandez, 80, 90, 100 milioni. Ma non hanno voluto spendere 3, 4, 5, insomma, quanti erano, per un Emerson Palmieri che stava con le valigie in mano, pronto ad Pronto. arrivare. E chiaramente, io non ne voglio fare una colpa, perché sono valutazioni che io non posso fare, perché non ho i mezzi per farla, ma lo stipendio di Koulam è alto, lo stipendio di Juan Jesus ci sta, non sono usciti i giocatori. Tante situazioni hanno portato a questo, che non è, volenti o nolenti, abbiamo detto con Francesco la settimana scorsa, basta parlare di mercato, però il problema è quello. Bisognerà fare di Sì. necessità virtù, e ora l'unico che può metterci mano è Spalletti. Io quindi incrocio le dita e spero che Spalletti abbia una soluzione pronta in caso di necessità. Speriamo che Spalletti abbia una soluzione pronta. Noi qualcosa di pronto in questo momento ce l'abbiamo e la pubblicità a fra poco con Club Napoli All News. Bentornati, Club Napoli All News, puntata del martedì verso Leicester. Cosa vi aspettate con me, Raffaele D'Antonio, in questa puntata? I vostri messaggi, tanti che ci stanno giungendo sia su Facebook sia su
WhatsApp. Apriamo anche le linee, quindi se volete intervenire in quest'altra parte della puntata potete, 081 506 7764, e poi continuate anche a scriverci su WhatsApp, così come fa Enzo da Cercola. Buon pomeriggio, attenzione all'Leicester che ha dato filo da torcere al City di Guardiola, con una squadra costellata da acciacchi in un campo da retaggio inglese dove si applica un calcio ad altissima intensità, sarà difficile malgrado sulla carta siamo favoriti. Enzo da Cercola. Ancora altri messaggi. Emilio da Angri, buon pomeriggio, un pareggio andrebbe bene, mica si può sempre vincere, punterei tutto su Udine e Genoa per il filotto. Emilio da Angri, il Villarreal era non era così poi tanto forte di noi, la vincono loro perché noi la dobbiamo mollare. È assolutamente il ragionamento che facevamo io e Raffaele, e lo facevamo anche l'anno scorso a gennaio io e Francesco Molaro, anche tu. E perché mollare? Noi siamo a favore dell'Europa League, assolutamente, mollare la competizione dopo che poi la raggiungi, tanto vale allora non iscriverti proprio e lasci spazio a qualcun altro. Sì, anche perché non ha motivo di esistere una competizione che non giochi, cioè il campionato noi lo giochiamo, sì. Poi magari non andiamo fino in fondo perché non lo vinciamo, però non è che non ci iscriviamo. Assolutamente. La stessa cosa la Coppa Italia, sì, magari non ci piace che la facciamo in mezzo alla settimana, in periodi strani dell'anno, però eccetera, poi se la vinci, però poi se la vinci la porti in giro per Napoli e ti dici wow, ho vinto una Coppa Italia. Esatto, è così. Questa è la situazione, questa è la realtà dei fatti, ragazzi. Sì. Cioè, questa è la realtà dei fatti. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, Alberto. Ciao, Raffaele. Ciao, Sergio. Ciao, Sergio. Ciao. Allora, io sono dell'avviso che non bisogna mai mollare. Tutte le competizioni alle quali si partecipa bisogna giocarsele con lo spirito di voler vincere, non di mollare. Certo. Mollare mai. Sì. Si perde. Ha bisogno di esprimere il massimo. Sono pienamente giusto. D'accordo. Per giovedì cosa ti aspetti? È una brutta partita. Il Leicester è forte, come tutte le squadre inglesi. Giocano tutti 98 minuti, 97 quanti minuti sono. Non mollano mai, ribaltano il risultato anche a 30 secondi dalla fine. Sì. Quindi bisogna andare lì concentrati e con la mente a posto per dire noi dobbiamo giocarcela al meglio, senza sudditanze psicologiche, senza andare lì per portare a casa un pareggio. Bisogna giocare per vincere, perché quando ci si mette a giocare il giocatore deve avere un unico obiettivo a qualsiasi gioco, carte, birilli, biliardo, si gioca per vincere. Sì, assolutamente, assolutamente. Hai avuto modo di vedere l'Ester oppure credi sì, che... Sì, ho avuto modo. Seguo molto il calcio inglese, perché fra il calcio europeo è quello più brillante, più positivo da vedere, sicuramente, rispetto al francese, allo spagnolo, al tedesco, quello inglese è sorprendente. Ogni partita è una storia a sé, non vengono quasi mai rispettati i pronostici delle classifiche, ogni partita bisogna giocarsela al meglio, sempre, sempre, sempre. Sì, ti chiedo però anche un'altra cosa, visto che tu cosa ti aspetti? Il titolo è verso Leicester, cosa vi aspettate? Tu, al di là di che sarà una gara difficile, quello che ha detto Sergio, ma ti aspetti un risultato... Oppure magari ti aspetti una buona prestazione, preferisci la prestazione piuttosto? No, io guardo il risultato. Ok. La prestazione possono giocare pure una chiavica, scusate il termine. Basta vincere, ci servono le vittorie, vincere, vincere e vincere. Ok, ok. Perfetto, Sergio, ti annuncio che dopo avremo Ada come ospite, quindi... Ah, che bella notizia! Lo sapevo che ti avrebbe fatto piacere. Salutala da parte mia, perché è bella e brava. Va bene, va benissimo. Grazie, Sergio. Ciao, grazie. Ciao, Sergio. Forza Napoli. Sempre. Sempre. Ciao, Sergio. E allora, sì, lo abbiamo anticipato, dopo avremo anche Ada Cotugno, avremo anche altri ospiti, dopo ci collegheremo anche con un bel museo, per quanto riguarda le maglie storiche, quindi avremo un ospite che è ospite di questo museo, quindi che ci farà anche un po' da inviato e ci farà vedere un po' di
immagini direttamente. Da lì ancora altri messaggi. Nel frattempo ti chiedo anche se c'hai news e quant'altro. Sì, in realtà il Corriere del Mezzogiorno ha parlato proprio di quello che diciamo all'inizio della puntata, del problema della quarantena dei giocatori, e per come scrive dice che dovrebbe essere risolto il problema e dovrebbe esserci l'ok per far giocare i giocatori, ci dovrebbe essere arrivata la deroga per le competizioni UEFA per far giocare questi giocatori senza dover far fare la quarantena. Okay. E quindi Napoli non avrebbe da questo punto di vista più problemi per Ospina, Osimhen e gli altri. Problemi che ovviamente non riguardano solo il Napoli, ma anche no, certo, tutte le altre squadre che giocheranno in paesi in come l'Inghilterra, certo, che avrà queste restrizioni. Andiamo a leggere altri messaggi. Nel frattempo io vi invito sempre a telefonarci, le linee sono libere. Allora, messaggi direttamente dal nostro Facebook. Raffaele Porcaro non è d'accordo con la tua disamina per quanto riguarda Napoli-Juventus. Dice che il Napoli aveva avuto 10 corner a zero nei primi 60 minuti, grande possesso di palla, la Juventus era sempre in 11 dietro la palla. Lascio rispondere a te, però io vengo dalla tua, quindi vai da Raffaele a Raffaele, lascio rispondere, sì, visto che ti chiama in causa. Bene, possesso di palla, benissimo i corner. Quante parate ha fatto Szczęsny in quei 60 minuti? Zero. Quanti tiri pericolosi, non voglio dire in porta, ha fatto il Napoli? Il colpo di testa di Politano, mi sembra, all'inizio partita. Sì. E fino al gol, cos'altro? C'era stato sterilità in attacco, vere occasioni. Sicuramente, i numeri sono importanti, non lo metto in dubbio, avere macinare gioco è importante, ma se porta a fare gol. Prima della papera di Szczęsny sul tiro di Insigne, il Napoli non si era reso pericoloso praticamente mai. E questo è un dato, la Juventus si era trincerata subito per gol, pronta a fare un'ora di partita così, il Napoli non è riuscita a venire fuori. Sì. Il primo tempo, se mi permetti un'analisi un pochettino più tattica, i due centrali, Anguissa e Fabian Ruiz, erano stati presi in mezzo dai quattro centrocampisti della Juve, e che riuscivano puntualmente a superarli e a rendersi, non dico pericolosi, ma comunque a rendere vano il loro pressing. Il Napoli non riusciva a passare centralmente perché erano superiori numericamente, andavamo continuamente in fascia e da sinistra Melo Rui ogni volta gli scaricavi la palla, si fermava, spalle alla porta e tornava indietro. A destra Politano più o meno la stessa cosa, e lui è quello che doveva saltare l'uomo, doveva puntarlo quantomeno, perché comunque... Sì. Non, a parte il suo avversario diretto era Pellegrini, quindi non il titolare della Juventus, ma la riserva. E poi Politano ha questo tra i suoi numeri, il saltare l'uomo. Se non lo fai mai, andare sulle fasce non ti porta più poi nulla. A niente, a creare niente. Centralmente loro si chiudono, fanno densità e sono almeno 8. Esternamente non riesce a creare nulla, perché tra lui e Politano non hanno creato nulla. E in un 60 minuti hai fatto 70% della stessa palla, 10 corner e 0 occasioni create. Non ci nascondiamo dietro a un dito. Sì, abbiamo vinto, sì, abbiamo fatto un'ottima prestazione dal punto di vista della mentalità, della ferocia, dell'agonismo, quello che vuoi tu. Ma per 60 minuti il Napoli non ha creato un pericolo che fosse uno a Szczęsny. Sì. Siamo stati fortunati, perché poi l'episodio a favore, come l'avevamo avuto contro all'inizio partita, l'hanno avuto anche loro. Loro erano continuati a chiudersi in un vano tentativo, anche con i cambi che non mi sono sembrati il massimo da partita Allegri, di fare questa ripartenza dal basso e poi verticalizzazione improvvisa per giocatori che a quel punto della partita non ne avevano più. E quindi non erano neanche gli interpreti principali, non c'era Dybala, non c'era Chiesa, che potevano magari supportare un tipo di gioco del genere. E la Juve praticamente ha chiuso la partita trincerandosi. Poi dopo, dai 1, dai 2, dai 3, un'altra papera, questa volta di Kin, fortunatamente, ci ha permesso di arrivare al vantaggio, e la partita è terminata praticamente lì. Ma parlando di freddi numeri, il Napoli, come occasione da gol creata, per 60 minuti rimane a 0. Facciamo 70, perché poi quella è anche una papera del portiere su un tiro praticamente innocuo di Insigne. E il Napoli, gol compreso, non aveva creato ancora un'occasione da gol limpida, pulita. Kulusevski, per dirne una, nel primo tempo ne ha avute almeno due. Sì. Ne ha avute due, di cui una Ospina ha fatto una grande uscita bassa. Se no rischi di ritrovarti 2-0. Non so se la porti a casa, sì. Nonostante poi dopo il cambio di modulo, nonostante dopo il cambio di passo, quello che vuoi tu. Ma 2-0 la devi recuperare quella partita.
Sì, d'accordo con te, Gaetano Rosso, con Spalletti nessuna competizione sarà snobbata, inoltre vi dimenticate spesso che il Napoli è il numero 19 nel ranking UEFA, la rosa del Napoli non è all'altezza di fare più competizioni, chi lo dice? Afferma cavolate perché la rosa del Napoli dopo la Juve è quella di maggior valutazione. Il Napoli è un nel terzino sinistro, si è in attesa di Gulam, pertanto se non recupererà allora si vedrà a gennaio. Ci sarà tutto un girone di ritorno da giocare, carpe diem, basta manipolazioni mentali. Allora Gaetano, prima di tutto ti dico che qui nessuno vuole manipolare nessuno e Club Napoli All News si è sempre contraddistinta per pluralità di idee e di opinioni, che sia la mia, che sia quella del nostro direttore Francesco Molaro, quella di Raffaele e quella di tutto il team che ogni giorno vedete in onda con Francesco Molaro o senza Francesco. Per il resto ti dico sinceramente che il Napoli sia numero 19 nel ranking UEFA è vero, è un dato di fatto. Certe volte scende al 20, però più o meno è lì. Ma se poi va a vedere, dobbiamo vedere le statistiche, dobbiamo vedere l'albo d'oro, quantomeno quante volte il Napoli è arrivato in fondo a una competizione europea, ti puoi qualificare anche 100 volte in Europa League e in Champions League. Ma il Napoli, a mia memoria, credo che tranne nel 2015, con la semifinale raggiunta in Europa League da Rafa Benitez. Per il resto, il Napoli in Europa purtroppo non è mai andato oltre gli ottavi di finale in Europa League con Ancelotti, con l'Arsenal, gli ottavi di finale raggiunti in Champions con Mazzarri prima e con Ancelotti Gattuso poi, ma non abbiamo mai avuto modo nemmeno di sfiorare la vittoria, tranne nel 2015. Io sinceramente firmerei per un ranking molto più basso, magari 30. Però per avere qualche occasione in più, per quantomeno sfiorare e di accarezzare una coppa, no? Non so come la pensi, Sì, Raffaele, mi sembra. abbiamo detto che vogliamo sacrificare tutto per il posto in Champions, vogliamo fare la settimana tipo, vogliamo fare tante cose per arrivare a un obiettivo che non è l'obiettivo massimo. Sincero, ottavo in campionato, decimo in campionato, Europa League a caso, io ci metto la firma adesso, datemi una penna, ti dico la verità. Poi per Assolutamente, assolutamente. quanto riguarda la manipolazione, se noi potessimo manipolare a questi livelli, dubito sinceramente che noi saremmo qui, ma staremmo facendo qualcosa di un po' più Esatto. importante, Sì, cioè sì. qualcosa che è più remunerativo, cioè Sì. dopo manipolare, manipoliamo bene. Sì. E ti dico anche sulla valutazione di una rosa che non può fare più competizioni, le cavolate non le dice nessuno, ognuno è libero di dire la propria opinione, può piacere o meno, però fin quando lo dice nel rispetto e quantomeno con dati, non mi sembra che siano in ogni caso cavolate, anche se non si è d'accordo con l'eventuale opinione. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Pronto, buonasera, chi sei? Ciao Sono Pasquale, sono Vesuvia. Ciao Pasquale. Pasquale. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, è la prima volta che chiamo, siamo Grazie. già parecchie volte. Vorrei dire una cosa a Raffaele, il tuo collega. Beh, Sì. io la prima cosa che penso di da tifosi del Napoli, va bene, di non criticare sempre, perché noi ci dobbiamo gioire a questi momenti, d'accordo? Certo. Io ho una certa età, sono andato a vedere il Napoli per 25 anni e comunque ho visto i momenti belli del Napoli. Ma noi a Napoli non abbiamo niente, abbiamo solo il Napoli. Ma il presidente che piace, non piace, oggi lo sport è diventato un business, va bene? Ma noi a questo momento ci dobbiamo godere. Quando vinciamo contro la Juve, possiamo anche giocare male. Possiamo anche non meritarle, l'importante è che abbiamo vinto. Uno. Due. Si sa, la terza partita, giocatore che venga e gli diamo la partita, come la stessa cosa con la Juve, attenzione, che se la Juve avevi tutti i giocatori disponibili, non credo che veniva a fare quella partita. Mo' a noi è andato bene, abbiamo vinto. E non bisogna criticare, perché ci critichiamo stesso noi. Questo è il mio pensiero. Basta la vostra risposta. Ok, grazie mille. Lascio rispondere a te ovviamente perché sei stato chiamato in causa. Allora, Pasqua, io sono perfettamente d'accordo con te. Criticare per il gusto di criticare non si va da nessuna parte. Le mie critiche sono critiche costruttive verso un obiettivo, verso un miglioramento di tutto il Napoli, dalla rosa alla società. Sicuramente è un dato di fatto che noi abbiamo vinto con la Juventus, ne gioisco, è la prima cosa che ho detto, abbiamo portato 3 punti in tasca, siamo a 9 punti con prestazioni non perfette, quindi chi
chissà meglio messo di noi. Certo. Però è anche vero che non bisogna guardare solo il bicchiere mezzo pieno, bisogna anche dire che ci sono state delle problematiche che si possono risolvere. Io non credo nel fatto critiche così distruttive da... Però non si può neanche dire che è tutto bello né che è tutto brutto, non si può dire che Napoli è brutto, che non farà niente, eccetera, eccetera. Però io faccio un'analisi che vado un pochino più oltre il tifoso, perché è il mio ruolo, sono arrivato qui anche per questo. Quindi devo dire che sicuramente è stato bellissimo vincere la terza partita di fila, vincere contro la Juventus, che è sempre, come dici bene tu, una gioia per qui a Napoli, sì. Ma è anche vero che io devo guardare a giovedì la partita del Leicester, devo guardare a lunedì la partita con l'Udinese, devo pensare anche dove possiamo andare a fine stagione, perché è quello che a cui sono chiamato a fare quando vengo qui. È quello che penso anche io, perché io penso che le critiche costruttive possono essere utili. La critica sul terzino è una critica che non credo che possa essere smentita, perché Napoli non l'ha preso. Ho anche detto che non sono io che ho i numeri in mano, quindi non so perché non è arrivato questo terzino, però se devo prendere la rosa e la devo guardare, ti dico che c'è un problema, perché non abbiamo un terzino. È arrivato un grande centrocampista, Anguissa ha fatto una grande partita e ha sorpreso più di una persona, sono molto contento. Spero che si riprendano i centrocampisti che in questo senso sono infortunati, Lobotka e Demme, il prima possibile. Certo. Spero che Napoli arrivi più in alto possibile, non ho nessuna intenzione di sperare che Napoli perda o non vinca. Se Napoli dovesse fare il triplete, compresa di Europa League in questo caso, e non di Champions, sarei contentissimo, non direi di no. Però se dovessi dire tutto bellissimo o al contrario tutto bruttissimo, no. Perché ci sono cose belle e ci sono cose brutte. Hai vinto con la Juventus, benissimo. Hai avuto anche un po' di fortuna, non inutile nasconderci dietro un dito, è quello che è successo. Però noi portiamo a casa il risultato, assolutamente. L'ho detto, 9 punti in 3 partite, non giocando il miglior calcio, è il sogno di ogni allenatore, è il sogno di ogni tifoso, che si porta a casa il massimo con il minimo. Magari nel momento in cui ci sarà Spalletti, dovrà il modulo giusto, ci saranno tutti i giocatori a disposizione e non ci saranno problematiche gravi, il Napoli potrebbe esprimere anche un grandissimo calcio e arrivare comunque al risultato. Però la mia personalissima opinione è portiamo a casa il risultato a prescindere dalla prestazione. Poi è chiaro che a noi ci tocca dire la prestazione è stata bella o è stata brutta. Credo che sia proprio nel nostro mestiere, nel nostro compito dire le cose come stanno. Poi sono d'accordo, non bisogna troppo criticare né da una parte né dall'altra, né troppo incensare l'operato di tutti quanti. Però se devo dire che c'è un problema, io lo devo dire. Poi, ripeto, non è un'opinione, sono contro il presidente, sono pro il presidente, sono contro Spalletti o pro Spalletti. Io dico le cose come stanno. Ho anche detto che Spalletti mi ha piacevolmente sorpreso, non ero convinto. Mi sta facendo cambiare idea. E sono molto contento, ripeto, di questa situazione. Però, ripeto, il mio compito credo che sia di dare un'opinione quanto più oggettiva possibile. Ok, no, per quanto mi riguarda mi associo a quello che dici, contentissimo ovviamente, come non si potrebbe essere contenti, esultanti, gioiosi per una vittoria sulla Juventus. Al tempo stesso, se uno fa notare ciò che non è andato e dove ovviamente si può migliorare, hai espresso la tua opinione, io esprimo la mia, come tutti quanti facciamo qui, non solo da questo studio, ma credo per la maggior parte dei casi anche altrove, non si deve confondere con non essere tifosi o altro. Ricordiamo sempre che da dietro in questo momento siamo giornalisti e analizziamo ciò che vediamo secondo il nostro punto di vista. Ovviamente poi si può essere d'accordo oppure no. Telefonata, pronto? 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 Pronto, buonasera a te. Ciao, chi sei? Sono Peppino, vabbè. Ciao Peppe. Ciao Peppe. Ciao Raffaele. Vai, dici tutto. Vabbè, devo dire un paio di cose. Per quanto riguarda la trasferta in Inghilterra giovedì, allora, Osimhen e Ospina sono arruolabili, giocano, giusto? Sì, sì. E Koulibaly? Koulibaly credo di sì, non credo ci siano. Sì, sì, dal punto di vista... Quello era un problema burocratico, sì, che aveva, che è stato bypassato, è stato risolto. Dovremmo averlo risolto per tutti. Anche Ospina e Osimhen erano un fatto burocratico. Sì, sì, risolto per uno è risolto per tutti, almeno sì, così dico, titolano i giornali. Le ultime notizie dicono che si è risolto a questa problematica e quindi possono entrare proprio fisicamente in Inghilterra. Anche Koulibaly, tutti e tre? Sì, sì. Gli unici in dubbio sono Insigne e Maruri. Ho sentito le ultime notizie, dice che mette a Raccomani. Questa poi è una scelta del mister, potrebbe, magari per fare un po' di turno. Esatto, potrebbe essere un'opzione, una scelta del mister. Al posto di Manolas, se dico.
Potrebbe essere, sì, Koulibaly e Rachmani. Un'altra cosa, vabbè, poi non dirò più di su. Quale disturbo? Ma Vai. volevo dirti una cosa. Mario Rui e Insigne, chi recuperiamo e chi no? Per il momento direi 50 e 50, sia Mario Rui sia Insigne. La mia sensazione è che potrebbe essere più facile recuperare Mario Rui che non Insigne, ma è una mia sensazione. Non so se hai Io news, sono Raffaele. d'accordo sulla sensazione, ma credo che Mario Rui sia quello che abbia meno chance di giocare perché è quello più importante in questo momento, paradossalmente. Perché Insigne, se dovesse saltare una o due partite, avremmo come sostituirlo in maniera anche abbastanza degna. Perdere Mario Rui in questo momento, poi per magari tre partite, quattro partite, è complicato, anche perché ricordo che ci sono i turni infrasettimanali, le nazionali, quindi abbiamo tante partite in poco tempo, quindi un mese fuori Mario Rui, dico per dire, potrebbero essere anche cinque partite e non ti conviene. Credo comunque non Alberto, vedremo nessuno dei scusami. due in campo, ma soprattutto Mario Rui non vedremo in campo. Vai, Alberto, Peppe. scusami, al posto di Mario Rui, chi mettiamo? Juan Jesus. Questa è una bella domanda. In Omar realtà Quitt. potrebbe esserci Ne Malquit. parlavamo prima fuori onda io e Alberto, ci aspettiamo entrambi Malcuì Ma adattato a aspetta. sinistra. Non ho capito? Non ho capito. Potrebbe esserci o Malquit oppure sposta Di Lorenzo sul versante opposto. E Ma qui a inserisce destra. Malquit adesso. Come adattava i sai. Sì. Beh, Esatto. l'ultima cosa. Vai. A centrocampo come siamo messi? Per il momento sai che Demme e Lobotka sono ancora infortunati. Dovrebbe recuperare Zielinski dal primo minuto, però chiaramente sarà valutato fino Sì. all'ultimo perché comunque Ancora viene, qualche sì, viene posto. da un infortunio, Quindi quindi chi gioca a vedremo. centrocampo? Vabbè. Ma penso alla fine giocherà, potrebbe replicarsi il centrocampo che abbiamo visto contro la Juventus. Quindi con... Fabian Anghissà. Non ho capito? Fabian Anghissà. Sì. Esatto. Con Elmas al posto di Zielinski, se Zielinski non dovesse avere la possibilità di giocare. Al posto di Insigne, tecnicamente Lozano penso potrebbe giocare un as. Oppure ricorda che abbiamo avuto Lozano in panchina, quindi magari... Politano con un asso pronto da Esatto, subentrare. Lozano e Politano con, sugli esterni. Vabbè, poi punta centrale Osimhen, Sì, su no? Sì. questo sì, non c'è dubbio. Sicuramente. Vabbè, l'ultima cosa, allora Koulibaly gioca. Sì, non c'è, se ti riferivi anche a quel caso della squalifica, è Era decaduta, annullata la quindi non squalifica, c'è. ho capito. Sì, No, no, dicevo no. il fatto della bolla rossa. Nemmeno è saltato sia per quanto riguarda la questione Covid, perché c'è stata questa Deroga. deroga da parte del governo inglese, e anche la squalifica per quanto riguarda Koulibaly non c'è. Vabbè, Quindi... allora ce l'andiamo a giocare, perché come stavamo e come stiamo? Sì, anche perché altrimenti senza Ospina soprattutto avrebbe dovuto giocare il portiere della primavera e non, sicuramente poteva dare Così ce qualche... l'andiamo a giocare, perché se non giocavo Spine, senza Koulibaly, senza Osimhen, capito? Quindi ti aspetti una vittoria? Ok, Io spero, vabbè. va Ti bene. ringrazio, vabbè. Buona serata a Grazie a te. te, Raffaele. Ciao Ciao, ciao. Peppe. E allora noi andiamo in pubblicità, restate qui a fra poco Club Napoli All News. Bentornati Club Napoli All News, puntata del martedì verso Leicester. Cosa vi aspettate? Dopo vedremo anche come sta andando il sondaggio, grazie alla regia di Davide Tramontano, come al solito Prezioso. preziosa, e vedremo anche come state votando sulla nostra pagina Facebook. E allora altri messaggi. Gaetano Rosso dice: il terzino sinistro non è arrivato in attesa del recupero di Ghoulam, che è un ingaggio di 3 milioni e mezzo, occupa il posto in lista. Se non si libera il suo posto, non si può immettere un altro terzino sinistro. Gaetano, però c'è Zanoli in lista, quindi volendo togli Zanoli, che anche è vero, è un giovane, fa parte del vivaio, però se vuoi il terzino sinistro, la soluzione in questo scacchiere della lista la trovi, così come avevamo detto per quanto riguarda il terzo portiere la scorsa settimana. Ribadisco, almeno per quanto mi riguarda, penso anche per il nostro Raffaele, il Napoli ha fatto tre vittorie, è primo in classifica. Abbiamo semplicemente analizzato, secondo ciò che ha detto Raffaele, secondo la mia opinione, quello che è stato Napoli-Juve. Bellissima vittoria, bella vittoria, però ovviamente ci sono anche delle cose che potevano andare meglio, vanno migliorate, vanno messe Siamo all'inizio di un meccanicamente percorso perché a abbiamo posto. cambiato comunque allenatore che ha cambiato anche il modo di giocare, soprattutto la mentalità della squadra. Quindi
Quindi assolutamente tre vittorie, di cui una importantissima contro la Juventus, che fa comunque morale, che comunque è importante soprattutto per il tifo, come abbiamo sentito da tante telefonate, però dobbiamo anche dire che Napoli è all'inizio di un percorso che può portare anche a qualcosa di più. Cioè, abbiamo fatto le griglie la settimana scorsa Certo. e in tanti mettevano Napoli quinto, sesto, settimo, dietro alle Romane, dietro alle Milanesi, dietro alla Juve. Oggi, se dovessimo rifare le griglie, probabilmente queste griglie sarebbero diverse. Il Napoli non dico che sarebbe fisso tra le prime quattro, però insomma sarebbe salito molto. Questo è importante. Ma come ci è arrivato il Napoli a salire, ad avere questa nuova, diciamo, spinta verso l'alto? È arrivato tramite una grande vittoria, ma questa grande vittoria ha anche, dall'altro lato della medaglia, sotto delle problematiche, perché ripeto. La seconda mezz'ora del primo tempo era Napoli-Verona. Se cambi la maglia dei giocatori era proprio Napoli-Verona, in tutto e per tutto. E ne abbiamo parlato fino a ieri, quasi nessuno ha dimenticato quella partita. Noi vogliamo dimenticarla, vogliamo ricordare solo la grande vittoria con la Juventus, però dobbiamo anche pensare al futuro, a Napoli che possa arrivare a quantomeno a raggiungere gli obiettivi minimi, che è la qualificazione in Champions. O no? Vogliamo vincere solo con la Juventus e poi chiudiamo il campionato? Andiamo dal nostro ospite, il primo ospite di questa puntata, perché abbiamo in collegamento un amico di Club Napoli All News, Maurizio Criscitelli, presidente del Napoli Club Bologna, che a suo, nel frattempo però è anche ospite del Camarota Museum e vedo delle maglie bellissime alle sue spalle. Ciao Ciao Maurizio! Maurizio. Ciao ragazzi, buonasera. Hai detto bene, sono qui al Camarota Antonio Museum al CIS di Nola, Isola 1, per chi volesse visitarlo, dove ci sono centinaia di maglie Napoli, dagli anni 50 ad arrivare ai giorni no, nostri di oggi, comprese le famose maglie di Diego Armando Maradona che hanno fatto la storia del calcio Napoli. Che bello, bellissime le stiamo vedendo alle tue spalle, veramente belle. È un museo aperto, giusto? Chi vuole può raggiungere il CIS di Nola, Isola 1 e può visitare, giusto? Sarebbe conveniente la presentazione sulle pagine social del Camerota Museum, c'è la pagina Facebook, la pagina Instagram, oppure sul sito www.museocam.it. Li potete Ok. prenotare. Guardate qua, ragazzi, guardate qua. Che spettacolo! C'è Diego, Diego in tutte le sue forme, in tutti i suoi colori. Che bella questa maglia gialla del 1985, credo, la prima. Sì. Questo Stupenda, stupenda, stupenda. Ah, è l'84. proprio il primo anno, 84-85. Che bella. Con questo qua fece gol a Roma. Sì. Che bello, che bello, che bello. Bello. Maurizio. Ti chiedo però ovviamente per quanto riguarda il presente degli azzurri, nel frattempo siamo innamorati di ciò che ci stai facendo vedere, veramente bellissime questi interni di questo museo, tutte maglie del Napoli, giusto? Maglie del Napoli, sì. Tranne qualcuno dell'Argentina. Queste qua siamo alla parte moderna. Ah, ok. Che bello, quindi assolutamente visitate il Camarota Museum, veramente bellissimo, bellissimo. Maurizio, ti chiedo, tornando al presente invece, il Napoli vince con la Juve, primo in classifica a punteggio pieno con Milan e Roma, ti aspettavi un inizio così da parte del Napoli? Diciamo lo speravo, cioè, mi godo il momento in questo. Il Napoli, poi, anche se devo essere sincero, negli ultimi anni non ci ha mai, c'ha sempre, non c'ha mai, non ha mai fatto dei brutti di campionato. Questo però, diciamo, andare alla terza vittoria consecutiva, hai battuto la Juventus, però diciamo bisogna continuare su questa strada. Però sono soddisfatto, dico la verità. Soddisfatto anche, abbiamo visto contro la Juve un Napoli che inizialmente, nonostante la pressione, nonostante il volume di gioco, si era fatto infilzare da quell'errore di Manolas che ha favorito quel gol di Morata. Hai temuto lì? Ti faccio una domanda un po' da avvocato del diavolo. L'anno scorso il Napoli, dopo un gol del genere,
riusciva a recuperare quella gara? No, no. Diciamo che il Napoli sta acquisendo un certo gioco e mentalità anche leggermente rispetto all'anno scorso, e credo che questo sia da attribuire come grande merito a Luciano Spalletti, dico la sincera verità. È un valore importante quello dell'allenatore, credi quasi quanto uno di quei, fra virgolette, mancati acquisti di questo mercato? Sì, è un valore, e ti dirò più. Io credo che i mancati acquisti siano un rammarico per Napoli durante il proseguo della stagione, perché credo che Napoli potesse migliorare il suo organico, lo poteva fare, caro Alberto, ed è un peccato non averlo fatto, perché io credo che abbiamo un deficit, numericamente siamo poi per il resto il Napoli è una rosa. Ti lascio fare una domanda dal collega Raffaele D'Antonio. Ciao Maurizio, io volevo chiederti di giovedì l'esordio in Europa League, tu cosa pensi del Leicester? Il Napoli ha possibilità di vincere, cosa pensi succederà? Sì, il Napoli ha possibilità di vincere ovunque, perché voglio ripeterlo ragazzi, è un ottimo organico. Il campo del Leicester, delle famose Fox, è un campo abbastanza difficile, però il Napoli ha le carte in regola, anche se devi tener conto che poi noi lunedì ritorniamo in campo, e per fare una buona Europa League devi avere anche un organico all'altezza. Io mi chiedo se a destra, le fasce destra e sinistra, poi se Marquit e non so chi giocherà a sinistra, se può giocare Juan Jesus o chi può giocare a sinistra, sino all'altezza dei titolari. Maurizio, ti chiedo anche un'opinione, un commento su queste prime tre giornate dove il campionato si è aperto anche nuovamente, seppur al 50%, ai tifosi. Da presidente di un club importante, poi dopo parliamo anche del cambio, dell'intitolazione della vostra sede ad un eroe, non solo a un giornalista come Giancarlo Siani. Ti chiedo... ci sono delle difficoltà, come vive il tifoso questo rientro allo stadio dopo un anno di pausa al 50%, quindi magari anche dal punto di vista dei biglietti, del Green Pass, del posto fisso, che è anche non quello lavorativo, ma quello che deve essere assolutamente occupato. Come si vive questa situazione? Diciamo che allo stadio devo ritornare alla normalità. Noi già abbiamo assaporato diciamo questa sensazione, perché il 31 di luglio abbiamo fatto la trasferta di Monaco di Baviera, quindi abbiamo riassaporato l'idea di andare di bere la birra in compagnia e di fare aggregazione. Per quanto riguarda invece il ritorno in trasferta a Genova, è stato bello, a San Paolo meno, perché viviamo una condizione strana, una situazione molto strana. Le curve sono assenti per diversi motivi. Uno di questi è il posto assegnato, e chi non si sia al proprio posto viene multato generalmente, il che lascia fare in bocca, perché la curva è stata sempre, diciamo, sinonimo di aggregazione. Certo. Andiamo insieme, tutti gli amici ci mettiamo vicini, invece adesso dobbiamo entrare nella mentalità che quando compriamo il biglietto, tutti quanti lo stanno a posto vicino, diventa più complicato. Pratiche per l'acquisto dei biglietti non ci sono state, perché pur essendo a capienza ridotta, non essendo i gruppi ultra, si è venuto meno una grossa fetta del, diciamo, di gente che va allo stadio. E poi, cioè, diciamolo, senza un po' di dubbio, prezzi per Napoli Juventus non hanno favorito certo la corsa al biglietto. E per quanto riguarda invece l'intitolazione della vostra sede, del Napoli Club Bologna, a Giancarlo Siani, cerimonia dove era presente anche il fratello Paolo, per quel che riguarda appunto questa intitolazione, dici qualcosa vi faccio anche complimenti per questa scelta. Grazie, le accetto volentieri, complimenti di giro a tutti i ragazzi
del direttivo del Napoli Club Bologna. Faceva parte di un progetto di quando abbiamo preso la nuova sede. C'erano alcuni piccoli cambiamenti, tra cui ci fu la proposta da parte mia di intitolare la sede a diciamo, a un eroe del nostro tempo. Sarebbe stato molto più semplice e facile intitolarlo, non lo so, a Diego Armando Maradona, ad Certo. Antonio Carrera, a qualche calciatore. Ma siccome la sede del Napoli Club Bologna non è solo il luogo fisico di un Napoli Club, ma è la sede dei partenopei a Napoli, volevo che ci fosse dedicata a qualcuno che rappresentasse a 360 gradi Napoli. Quando ho scoperto che Giancarlo era un grandissimo tifoso del Napoli, ma tifosissimo del Napoli, diciamo, non ci ho pensato molto. Insieme al senatore Sandro Rotolo, socio onorario del Napoli Club Bologna, abbiamo messo su questo, diciamo, abbiamo partito l'idea di intitolare la sede a Giancarlo Siani. E quando ho coinvolto i ragazzi, sono stati entusiasti e mi hanno, diciamo, dato una grossa mano. E non ti dico neanche la gioia e l'entusiasmo di Paolo nel poter venire ed essere presente alla cerimonia di intitolazione. Approfitto veramente per ringraziare ancora a tutti, compreso l'onorevole Gaetano Quagliariello, presidente Napoli Club Parlamento, che, diciamo, ci ha onorato della sua presenza. Maurizio, tornando in ultimo invece al calcio giocato e nuovamente alla trasferta di dopodomani, ti chiedo, noi abbiamo posto la domanda ai nostri telespettatori, cosa vi aspettate da questo Leicester Napoli? Tu cosa ti aspetti? Parla I 3 punti. il tifoso o parla il commentatore che analizza in qualche modo? Mi Da permetto di dire anche esperto. tifoso mi aspetti 3 punti. È una trasferta difficile perché il Leicester è una bella squadra, cioè non la sottovalutiamo, è una bella squadra. Ci sarà una bella partita e credo che Napoli comunque abbia le carte in regola per poter, diciamo, fare risultato in terra straniera. Ok Maurizio, grazie mille per il tuo intervento e soprattutto grazie per averci portato all'interno Del del museo. Cammarota Museum. Lo visiteremo sicuramente prossimamente, anche Raffaele apprezzava le immagini e vedo dietro, credo sia la maglia di Rafael, quella dietro di te. È Ma qua ce ne Rafael? sono di Rafael, sì, di Rafael. Quella di La maglia Doha di Rafael, forse. non vorrei dire delle battute, ma direi di sì. È la maglia di anche perché il direttore Nico Stellato si è impegnato in una, però non vorrei, per me no, è a due Ah, Anduar, ok. Che bello, guarda, grazie perché nel frattempo continuiamo a guardare questo sfondo. Guarda, qua abbiamo tutta la linea delle maglie anni 60, 70, bellissime. Guardate qua. Che bello, che bello. Vedo anche Fantastico. maglie con la Coppa Italia, della Puma. Sì, guarda. Sì, che bello, veramente emozionante a vederlo in video, immagino che dal vivo. Ancora meglio. Guarda quella Sì. tuta SSC Napoli, stupenda, stupenda, davvero spettacolare. Ci verremo sicuramente e complimenti ovviamente a chi ha avuto l'idea e soprattutto poi A anche la... Francesco Cammarotto che ha detto al Papa Antonio, e questa è la sua collezione che ha voluto mettere a disposizione di tutti. Voglio ricordare Francesco 850 maglie, diciamo maglie non da storo, ma maglie Di di indossare. campionato, coppe, Che spettacolo. quindi importantissimo. Spettacolo, spettacolo. Grazie mille Maurizio, alla Grazie prossima. Ciao Maurizio. A voi ragazzi, ciao, aperto. Buona giornata. Maurizio. Ciao, E allora, torniamo in studio. Che bello quel museo, ciao. Ma ti posso dobbiamo... dire una cosa? Vai. Perché non ogni tanto rifacciamo qualche maglia vecchia o ci ispiriamo a qualche vecchia maglia per
per le nuove, cioè una seconda maglia con una di quelle che abbiamo visto. Un po' come la Fiorentina quest'anno ha ripreso. Non è l'unica, cioè spesso nel mondo dello sport si riprendono le maglie vecchie, i motivi delle maglie vecchie, poi dipende chiaramente da come, da che sport, da che maglia avevi, però potrebbe essere carino riproporre una maglia da gioco sullo stile, poi chiaramente con i materiali attuali, con il design attuale, però con lo stile delle maglie delle grandi annate a Napoli, poi chiaramente gli scudetti, le coppe, eccetera, eccetera, che potrebbero essere carine anche come seconda, terza maglia, anche proprio da tenere a casa. No, non mi dispiacerebbe personalmente prendere una maglia del genere, se ci fosse. Napoli lo ha fatto in parte con Macron nel 2012, riprese la numerazione, il font della numerazione del Napoli, lo scudetto, e in parte, soltanto in parte, anche il colletto di quella maglia del primo scudetto. Poi non ci sono stati altri tentativi. È una cosa che si potrebbe essere, una cosa carina che si potrebbe fare. Cioè, io personalmente molte di quelle maglie le ho viste come adesso in video, perché io sono del 91, quindi non tutta quella parte là l'ho vista in video, cassette, YouTube. Però poterla vedere dal vivo, in campo, comunque comprarla, sarebbe personalmente, penso, molto carino. Così come è stato l'anno scorso la maglia per Maradona, simile argentina, che è stata molto bella, una maglia che mi piace molto. Potrebbe essere una cosa carina fare dei revival, tra virgolette, di queste maglie del passato. Ripeto, sono d'accordo con te. Fra l'altro, Kappa lo ha fatto quest'anno per la Fiorentina, riprendendo il vecchio logo della Fiorentina sulla maglia e anche proprio lo stile di una maglia che per la Fiorentina era importante, d'inizio anni 80, rossa, viola e bianca. Chissà che il Napoli, che nel frattempo, ricordiamo, si autoproduce le maglie, non abbia questa idea. Altri messaggi, vi invito ovviamente anche a chiamarci, a scriverci. Arriva il messaggio di Enzo da Pompei: buonasera Alberto e Raffaele, visto che abbiamo tutti i calciatori che possono giocare, mi aspetto una vittoria contro il Leicester per continuare a vincere sia in campionato sia in Europa League. Forza Napoli sempre. Grazie Enzo per seguirci e scriverci. Andiamo al telefono. Pronto? Ok, abbiamo qualche allora problema. Ti do una notizia, perché c'è un aggiornamento delle condizioni di Insigne da parte di Sky. Per Insigne una botta contro la Juventus, quindi non c'è niente di grave. Okay. Domani ci sarà una sorta di provino definitivo per capire se scenderà in campo o meno con il Leicester, però non ci dovrebbero essere problemi di sorta per il giocatore, che potrebbe non andare a giovedì in campo, però dovrebbe recuperare quantomeno per la partita di lunedì con il Ludinese. Ok, quindi buone notizie per quanto riguarda un'ottima notizia il calciatore, anche perché si temeva qualcosa, soprattutto a caldo, sembrava davvero qualcosa di brutto, e che abbiamo già vissuto più volte negli anni scorsi. Troppe volte. Anche con lo stesso Insigne a Firenze, ricordo, ci fu un brutto infortunio. E allora andiamo a leggere altri messaggi. C'è Antonio Dal Vomero che ci dice: sono il primo che va contro il presidente, non sono d'accordo con quello che state dicendo nel criticare la squadra, parlate ancora del terzino sinistro, non si è giocato bene col Venezia in 10 a Genova, che c'è da dire con la Juve? Antonio, vi ricordo che abbiamo fatto 9 punti. Antonio, almeno oggi in questa puntata nessuno ha detto che il Napoli non ha meritato la vittoria contro la Juve, o soprattutto ha detto qualcosa di strano dal punto di vista, non mi sembra che abbiamo criticato il presidente, né tantomeno abbiamo fatto notare cose oltremodo. Abbiamo semplicemente detto che forse, proprio perché sono arrivati 3 punti in queste prime 3 giornate, con qualche accorgimento in più, magari sul mercato prima, perché adesso purtroppo non si può, con qualche accorgimento tecnico-tattico, magari si riesce a tenere viva vivo questo filotto. Nessuno ha detto che il Napoli non ha meritato, anche perché è passato anche questo messaggio. Nessuno da questo studio ha detto che il Napoli non ha meritato con la Juventus, che non è stata una grande vittoria. Abbiamo solo fatto notare delle piccole cose, ma non c'è stata una critica. Poi no. Se dobbiamo dire al 100% è tutto bello, tutto bellissimo, no, non fa parte del nostro... Assolutamente no, ma perché bisogna dire le cose come stanno. Esatto. C'è stata una grandissima prestazione, una grandissima vittoria contro una grande squadra,
Ci sono delle problematiche, ma perché sono le notizie di oggi, ragazzi. Mauro Rui e Insigne, la prima notizia l'abbiamo dato, potrebbero esatto. non esserci giovedì con l'Ester. Se Ospina non viene fatto passare dalle autorità inglesi, il Napoli si ritrova a giocare con Idasiak, nemmeno con Marfella, in Europa League. Quindi questo viene a bomba sul fatto che forse si poteva fare qualcosa in più, ma nessuno sta dicendo che il Napoli in questo momento non merita il primo posto, non merita 9 punti, né tantomeno che sarà un'annata negativa. Noi speriamo tutti che sia positiva, però sottolineiamo assolutamente. Questo. Semplicemente. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, sono Francesco da Cavalmonte. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Salve, no, volevo c'era qualcosa da dire che hai detto sul suo collega per quanto riguarda l'analisi della partita con la Juve. Sì. Ma io non capisco quali dati ha inserito nell'analisi il suo collega. Forse si è dimenticato che quando era la Juve c'erano 9 nazionali, di cui 2 centrali campioni d'Europa. Se noi giochiamo a Venezia o per una squadra di bassissima classifica e mettono tutti davanti alla porta, diventa difficilissimo sia avere delle ottime occasioni che segnare. Per come si era messa la partita con quel ragazzo di Manoas, io non avevo buttato un centesimo sulla vittoria del Napoli. Ma non perché il Napoli era scarso, perché quella è la Juve. Cioè, molto semplice l'analisi. Se noi mettiamo che quello è la Juve e ci sono ben 9 nazionali, che sono il Trave e la Val, davanti alla porta, ma scrive più bene che Allegri, così ha vinto 4 scudetti di seguito. Non vorrei dimenticare questa cosa qua. Mi dice, continua a dire, non avrei puntato un centesimo. E infatti la sorte e gli errori della Juve ci hanno permesso di vincere quella partita, altrimenti noi non l'avremmo mai vinta quella partita. Ma non perché una parola scarsa, non perché una parola scarsa, e di più non si poteva avere da Napoli. La cosa bella che mi ha sorpreso di questo Napoli, io sono un tifosissimo del Napoli col cuore ma soprattutto col cervello, è stata l'abnegazione in non mollare. Questo è tutto. Ok, grazie, lascio spazio a qualcun altro. Figurati, grazie a te, lascio rispondere anche Raffaele. Ciao, grazie. Sì, allora Francesco, io quello che volevo sottolineare, l'ho detto che c'è stata una grande risposta nel secondo tempo a livello mentale, ma anche l'ottima interpretazione dell'allenatore Spalletti. Se ti ricordi, la Juventus il primo tempo aveva a centrocampo McKennie, Locatelli, Kulusevski come centrali, e a turno gli esterni si avvicinavano, quindi diventavano 4 con Rabiot che si muoveva attorno a questi 3, diventavano 4, si mettevano a rombo e superavano puntualmente la coppia di centrali del Napoli composta da Ruiz e Anguissa, perché giustamente loro avevano dubbio su chi andare e Locatelli prima, Rabiot poi, continuavano a trovare l'uomo libero perché erano 2 contro 4 e si superava sistematicamente il centrocampo della Juve rispetto al Napoli. Nel secondo tempo, quando è stato inserito Onas e il Napoli è passato al 3-4-2-1, il centrocampo del Napoli ha guadagnato 2 uomini, perché ha guadagnato Onas che arretrava e ha guadagnato l'esterno una volta a destra, una volta a sinistra, che si avvicinava e tagliava verso il centro, permettendo quindi al Napoli di fare un 4-contro-4 che ha permesso di scardinare anche quella che era la chiusura, la difesa della Juve, che ha giocato bassissimo rispetto al solito e che, come dice giustamente Francesco, ci ha costruito 4 scudetti, ma che sabato ha portato 3 punti al Napoli. Per io questa analisi l'ho fatto, ho dato credito anche all'allenatore che ha visto un problema al centro del campo di questa numeri superiori della Juventus rispetto al Napoli, che erano 4 centrocampisti contro 2, ha visto il problema, l'ha risolto ed è riuscito contemporaneamente a risolvere anche il problema mentale, perché come diciamo, alla fine del primo tempo il Napoli era quasi spento, all'inizio del secondo tempo il Napoli si è rianimato in maniera incredibile, ha giocato un secondo tempo completamente diverso rispetto sì. a quella che è stata la fine del primo. E quindi non solo ha cambiato la mentalità, che è una cosa che dicevo fondamentale, ed è la cosa che più ho notato in queste prime 3 partite di campionato, ma anche ha avuto una lettura perfetta di quella che era la partita ed è riuscito a trovare la soluzione giusta con gli uomini in campo, facendo un solo cambio, mettendo un as, ha cambiato le sorti di una partita. Poi è chiaro,
gli errori del portiere, dell'attaccante. Un poco di sfortuna, quelli comunque, mi diceva giustamente Francesco, sono campioni d'Europa, Bonucci e Chiellini non sono gli ultimi Certo, ma arrivati, nessuno nessuno. lo nega, però io stavo solo sottolineando come Spalletti si è fatto una lettura tattica della partita importante, non solo a livello mentale, di aver cambiato lo spirito dei giocatori che era in quel momento più simile a quello dell'anno scorso, scoraggiato e spento, ma anche una lettura tattica importante per portare la squadra verso il risultato finale che è poi è stata la vittoria. No, ma io ribadisco, qua, da questo studio nessuno ha detto che il Napoli non ha né meritato contro la Juve, né tantomeno è stata una vittoria, perché qualcuno poi ha frainteso anche leggendo anche Facebook, state dicendo che il Napoli non ha meritato, state dicendo che il Napoli è stato fortunato, nessuno ha detto questo, né Raffaele né io, quindi attenzione, hai specificato nuovamente il tuo pensiero, ovviamente si può condividerlo meno, si può essere d'accordo meno, però da questo studio nessuno ha detto che il Napoli non ha... No, abbiamo detto che il Napoli ha fatto 3 vittorie, 9 punti, non giocando il suo miglior calcio, Esatto. che è esattamente come la Juventus ha vinto buona parte dello scudetti, soprattutto con Allegri. Esatto. Cioè, abbiamo fatto un paragone non semplice, non Sì. piccolino, voglio dire. Cioè, la Juve, così come ha giocato 9-3 partite, non al meglio, portando a casa il bottino pieno, la Juve ci ha costruito 10 stagioni consecutive di scudetti, voglio dire, negli ultimi anni, senza andare più indietro nel tempo. Quindi critiche ci sono, ma sono sempre costruttive, sempre su qualcosa che è oggettivo, perché se vogliamo dire che il primo tempo è stato giocato bene, non me ne Esatto. vogliate, ma no, il secondo tempo è stato un'altra cosa. Ma sia perché il Napoli come giocatore ha cambiato mentalità, sia perché il Spalletti ha cambiato i giocatori in campo a disposizione e ha trovato la chiave di volta che ha portato poi a una buona prestazione, una grande prestazione e una E alla grandissima vittoria. vittoria. E allora andiamo nuovamente in pubblicità, fra poco nuovamente con Club Napoli All News. Bentornati Club Napoli All News, puntata del Martedì. martedì, stavo per dire mercoledì, Martedì. perché ormai sono già lanciato a... Sì, All'Europa League, siamo quasi a giovedì, già stiamo giocando, già stiamo sì, già giocando. sono lanciato verso l'Inghilterra con me Raffaele D'Antonio. E allora ci arrivano anche news in merito sempre per quanto riguarda la problematica dell'Inghilterra, delle entrate in vigore di queste, anzi di queste deroghe sulle normative. C'è anche il nostro collega Antonio Di Monaco, che ringrazio come al solito, ci dice che anche il Times conferma che il governo britannico concederà appunto questa deroga alla legislazione anti-Covid in inglese. I calciatori delle squadre partecipanti alle competizioni UEFA, che viaggiano per giocare in Inghilterra sono esentati dalla quarantena anche se in precedenza sono stati in questi ormai famosi paesi in lista rossa. Quindi aspettiamo solo l'ufficialità, ma non dovrebbero esserci problemi. Quindi sia Ospina. Che c'era chi c'era? Osimhen e Koulibaly, se non erro, sono i tre calciatori che il Napoli poteva Perdere per perdere questa. in caso di Cioè, mancata ti deroga. dico la verità, Alberto, sarebbe stato assurdo. Cioè, credo che sono d'accordo con le norme anti-Covid, fanno tutti bene a stare attenti e a stare sul chi vive. Però è anche vero che se poi costringete i giocatori ad andarsene in giro per il mondo a fare le nazionali per 2 settimane, a giocare 3 partite, dovunque esse siano, poi dopo però dovete anche risolvere il problema dei club. Qua sembra sempre che le nazionali vengano prima dei club e io non sono per niente d'accordo. Sono d'accordo. Alcuni che non sono andati in nazionale in Inghilterra non hanno giocato domenica, sono stati esclusi perché hanno rifiutato la chiamata della nazionale. Non sono in questo momento io non sono d'accordo a prescindere, perché secondo me le nazionali andrebbero eliminate durante il campionato, andrebbero messe tutte alla fine, come suggeriva Wenger, che secondo me ci ha visto lungo. Ma se tu li costringi ad andare in posti in cui è pericoloso perché sono in lista rossa, non ci sono i controlli, quello che vuoi tu. Ma io posso avere paura di questo Covid? O vado lì e me lo prende zitto? Cioè, perché devo essere costretto? Io fossi stato in loro, non avrei giocato. Non gioco domenica, va bene. Personalmente, se devo avere paura di andare a giocare a pallone, non sono più d'accordo. D'accordo, sono d'accordo. Leggiamo altri messaggi. Nel frattempo potete sempre chiamarci, linee aperte. Vincenzo Bisogno, visto che abbiamo la fortuna di avere la squadra completa, mi aspetto una vittoria per continuare il ciclo. Pasquale Scognamiglio, mettiamo più titolari possibili in ottima forma fisica. Poi
spero in poco turnover, poi subentrano forze fresche nel secondo tempo. Antonio Tango, Jan Torno, abbiamo un'ottima squadra e non per queste tre vittorie, non siamo ancora al 100% e con il rammarico di non aver preso un terzino sinistro di qualità, forza Napoli sempre. E poi saluti anche al nostro fido ascoltatore Rosario Burelli. Ancora Antonio Malvomero si rivolge al tuo commento dicendo chi delle tre che stanno in testa chi delle tre che sta in testa ha fatto un grande calcio come speri tu, Antonio? Cioè, riferendosi Sì, alle alla prime, Roma, allora, ovviamente. grande calcio, ma io la prima cosa che ho detto, se ti ricordi all'inizio puntata, è che è ancora praticamente calcio d'agosto, perché le nazionali hanno messo un carico sulle squadre importante. Però, se ti devo dire tra le tre, chi ha giocato meglio? Il Milan a mani basse. Non so se avete visto la partita con la Lazio, ma il Milan li ha asfaltati per tutta la partita, 90 minuti in cui la Lazio è arrivata a stento a tirare in porta, e non è l'unica partita in cui succede questo. E quindi in questo momento, se ti devo dire chi esprime il calcio migliore, è il Milan. Dove possa arrivare, in che modo, non te lo so dire. Però se la domanda è chi delle tre gioca meglio, in questo momento è il Milan, assolutamente. Come gioco, attenzione, solo come gioco espresso in campo. E allora, altri messaggi ancora Fabrizio Roversi. Mi farebbe piacere vedere Idasiak titolare giovedì. Speriamo di no, ma non per questo ragazzo che secondo me ha molte più possibilità. Non me ne voglia Marfella, però Idasiak è un portiere sicuramente più formato sotto ogni aspetto. Purtroppo si è fatta una scelta, quindi per quanto riguarda la Serie A e Marfella al terzo, per quanto riguarda l'Europa League. E Idasiak, portiere che abbiamo visto già a Di Maro negli ultimi tre ritiri, è un calciatore che sicuramente può diventare qualcuno, ha anche una struttura fisica che gli consente di essere molto reattivo. Quest'anno a Di Maro i nostri telespettatori lo hanno potuto vedere anche nelle tante dirette che abbiamo fatto, gli allenamenti che c'erano concessi. E ho avuto modo di parlare anche con Lopez, che è preparatore dei portieri del Napoli Napoli, spagnolo certo. quest'anno, che mi parlava molto bene di questo ragazzo. Quindi sicuramente il futuro potrebbe essere suo, però giovedì serve un portiere d'esperienza, soprattutto in quel catino come quello inglese, dove ricordiamo gli stadi sono aperti al 100%, non c'è una riduzione, quindi ci serve un portiere d'esperienza e Ospina, che conosce bene quei palcoscenici calcati. Con la maglia È dell'Arsenal serve, fondamentale. sì, serve Io assolutamente. ti dico la verità, io sono pro far giocare i giocatori giovani della primavera e svezzarli prima del tempo anche, perché il modo in cui Milan, per esempio, ha costruito Donnarumma, l'ha lanciato Mihajlovic, mi sembra, a 16 anni titolare, e oggi è uno dei migliori portieri del mondo, portiere titolare della nazionale, Sì. campione d'Europa, eccetera, eccetera. Secondo me bisogna avere più coraggio e questo coraggio lo devono mostrare soprattutto, secondo me, le squadre di medio-bassa classifica che possono prendere dalle squadre più importanti, tra virgolette, questi giocatori per poi provare e vedere se rendono bene, ma anche le grandi squadre devono provare, perché poi anche le grandi squadre riescono a trovare questi giocatori. In Europa succede, Ansu Fati viene da dire, l'esempio proprio lampante di questa cosa. Giocatori buoni in un sistema buono possono rendere, possono diventare importanti, possono anche rendere di più di quello che poi magari in quel momento sono, però nel frattempo gli hai fatto mettere minuti nelle gambe, gli hai fatto calcare palcoscenici importanti. Se 16 anni tu giochi in Champions League e fai il tuo gol all'esordio contro l'Inter, a 25 che fai? Eh beh, sì, effettivamente Poi sì. magari ti trovi il campione in casa, questo non te lo aspettavi, oppure ti trovi il giocatore in quel momento della stagione fondamentale. Facciamo l'esempio prima del terzino. Zanolli magari si farà due partite prima di Natale, tre partite prima di Natale. Poi ci sarà il momento in cui verrà chiamato in campo perché è necessario che giochi e risponderà presente, potrebbe fare una grande prestazione. Sarà utile alla causa. Perché ci dobbiamo bloccare? Perché dobbiamo Ostilizzare. costringere tutte le volte mal qui ad andare a giocare a sinistra? Capisco che contro la Juve agli ultimi minuti hai messo mal qui a sinistra, ha adattato benissimo. Ma è una partita in cui magari la stai vincendo facile, oppure una partita che hai bisogno di far riposare perché dopo c'è una partita importante, magari in mezzo alla settimana, proprio di Europa League. Perché non dare una possibilità a questi giocatori? Poi è chiaro, non ti dico di giocare con Marfella titolare in campionato, assolutamente. Però proviamo, diamo un po' di spazio anche a loro. Ripeto, poi è chiaro che
stai perdendo e devi far entrare la punta perché in quel momento ti serve, non è che fai entrare il giovane, però ci sono situazioni in cui secondo me anche le grandi squadre potrebbero osare di più e provare questi giocatori che potrebbero rendere qualcosa, potrebbero essere dei giocatori che oggi no, domani no, tra 3 anni è un giocatore pronto diventa per qualcuno diventare qualcuno di importante per la tua rosa. importante. D'accordissimo con te. Laura Castaldo invece ci scrive il Leicester dietro Vardy a tutti i giocatori rapidi e veloci, una partita da Dem se fosse disponibile su Maddison e anche da Mario Rui con la forma attuale non vedo bene Juan Jesus ad esempio. Beh, sotto questo aspetto sono d'accordissimo con te, cara Laura. E allora Ennio, il portiere più forte del mondo non gioca titolare nel Paris Saint-Germain, ma smettetela. Ennio, non so, smetterla su cosa, non lo so, a che cosa ti riferisci. Se ti riferisci al sottolineare una mancanza eventuale, se manca Ospina e c'hai Meret squalificato e sei costretto a fare il pari e dispari per non mettere il terzo portiere, che in questo caso è un portiere della primavera, forse qualche problematica se c'è. Lo dicevo la scorsa settimana, tante squadre di quelle che sono ad alti livelli hanno sicuramente terzi portieri che però non sono giocatori giovanissimi che non hanno mai visto palcoscenici. Anzi, molto spesso, e questa cosa avveniva anche a Napoli fino a qualche tempo fa, sono giocatori di esperienza. L'Inter, per esempio, se non erro, a Cordaz, che comunque Sì. Ha parliamo di un calciatore quasi quarantenne, ma che ha tanta esperienza alle spalle. giocato il Crotone Sì. titolare. Titolare, quindi la Juventus a Pinzolio è comunque stato un ottimo portiere in Serie B ed è un portiere che potrebbe essere pronto a scendere in campo ove mai sia Perin che Szczęsny non dovessero essere disponibili. Non vedo perché bisogna fare una polemica se uno fa notare che forse se deve giocare Ospina dopo 16 ore di volo e a 16 ore dal suo rientro in Italia con l'acqua alla gola e forse senza nemmeno jet lag superato, perché purtroppo non c'è il terzo portiere disponibile, non vedo perché debba essere una critica o quantomeno dobbiamo smetterla, ma smetterla di cosa? Noi diciamo semplicemente quello che pensiamo e in questo caso soprattutto nei fatti, perché non è la nostra opinione, è così, Sì, ma indirettamente lo ha confermato il Napoli, altrimenti non avrebbe pagato un aereo taxi per far arrivare Ospina il giorno prima di Napoli-Juventus, no Raffaele? Certo, no, ma è la stessa questione di prima di Mario Rui. Se abbiamo parlato del bancato terzino, è perché giovedì, tra 2 giorni, non sappiamo se Mario Rui giocherà e ci domandiamo chi giocherà al suo posto. La nostra risposta prima è stata Malcuì, che potrebbe giocare o proprio terzino sinistro o a destra con differenza a sinistra. E quindi la risposta è stata ok, non c'è un terzino, perché stiamo Sì. adattando d'un destro a sinistra, che sia il titolare o la riserva. E sono dati di fatto, cioè non stiamo criticando perché non c'è un terzino. L'ho fatto nel momento in cui ho detto che non si sono voluti stare, non sono, Napoli non ha voluto spendere quei pochi milioni per prendere Emerson, ma ho anche specificato che non so le motivazioni, perché magari ci sono costi, benefici, monte ingaggi, assolutamente. Però se devo dire che non so perché Napoli deve costringere Mario Rui a giocare 60 partite, lo devo dire. Perché Mario Rui se non gioca 60 partite, o facciamo giocare un esterno a destro adattato, o facciamo giocare Juan Jesus, che altri tifosi hanno sottolineato non è in perfetta forma in questo momento. E perché dobbiamo essere costretti a fare questo? E la motivazione è sempre quella, voi la prendete come critica, mi dispiace. Però purtroppo è un dato di fatto, come diceva bene Alberto prima, se Meret si infortuna, come è successo, e Ospina non c'è per un qualunque motivo, dall'influenza a una squalifica, noi giochiamo in campionato con Marfella e in Coppa con Idasiak, è un dato di Nei fatti è fatto. così. Poi dopo perdiamo la partita perché abbiamo preso 3 gol perché il portiere non è buono. Dico per dire, non sono critiche ai portieri del Napoli in alcun modo. Che dobbiamo fare? Questa è la situazione, quelli sono i portieri del Napoli, sono finiti. Sono due, uno si è rotto, uno è stato qualificato, dico per dire, e il terzo portiere è un portiere della Nei fatti. primavera. È così, è così. E allora altri dati che ci invia il nostro Antonio di Monaco. Giovedì il Napoli affronterà la gara numero 19 contro una squadra inglese, mentre per il Leicester è la prima volta contro un club italiano. Il Napoli non ha mai vinto, ahi noi, in terra inglese, quindi un buon Ce motivo lo per ricordiamo bene, sì, ce lo ricordiamo molto un bene. buon motivo per farlo adesso per rompere questa brutta statistica. L'ultimo incontro è Però stato gli score con i club inglesi mi pare che li abbiamo a favore, anche se poi non siamo passati tipo contro il Crotone
Chelsea, però abbiamo sempre fatto bene con le inglesi, ben figurato. Quanto abbiamo mio. Soprattutto recuperato in casa, ricordo per esempio con Liverpool le due vittorie del Napoli e Ancelotti al San Paolo. Un campione d'Europa, attenzione. Sì. Vice campione d'Europa nel primo anno e poi venne da campione d'Europa, battuto in entrambi i casi. E poi l'ultima sfida di un Napoli in Inghilterra, una sfida non... l'ultima sfida è stato l'1-1 in casa del Liverpool, l'ultimo Napoli Ancelotti, quello che poi poco dopo diventò di Gattuso. Allora, Ennio, ho capito precisamente ciò che volevi dirmi e che volevi dire anche e soprattutto al nostro Raffaele. Ti ripeto, noi siamo assolutamente, lo sai, se ci segui lo sai, siamo assolutamente liberi e accogliamo ogni parere, però quel smettetela sembrava quasi un po' più, diciamo... a voler sottolineare un qualcosa, si può essere non d'accordo, questo è ci sta, come io non posso essere d'accordo con te Raffaele, tu non puoi essere d'accordo con me, l'importante insomma è quando c'è rispetto, assolutamente l'educazione, cosa che sicuramente so bene che non manca nemmeno a te caro Ennio, non c'è assolutamente problema. Hai altre news Raffaele? Niente di particolare, le cose importanti abbiamo dette. Okay. Si aspetta sempre il provino di Insigne domani, quindi su quel fronte non ci sono novità. Di Mario Rui non sappiamo niente di nuovo rispetto a quanto detto prima. E aspettiamo l'ufficialità della deroga, che ancora non è arrivata ufficialmente, però insomma pare da tutte le fonti che arriverà nelle prossime ore, quindi non dovremmo avere problemi con i giocatori che sono stati fuori, con Ospina, Osimhen e Koulibaly. Ti faccio una domanda. Io volevo prima di tutto fare un plauso ad Anghissà, questo calciatore che ha esordito alla grande in questa gara. Un buonissimo primo tempo, un ottimo secondo tempo. Non era facile subito entrare a sprombattuto in un meccanismo comunque in qualche modo già oliato. Questo ragazzo si è ben distinto. Aveva gli occhi addosso ovviamente dei tanti curiosi, molti non l'avevano nemmeno visto giocare una sola volta, si è ben distinto contro il centrocampo juventino, ha secondo me in qualche modo anche aiutato Fabian, che ha trovato al suo fianco un calciatore nuovamente muscoli, ma non solo, perché poi ha saputo ben gestire palla, ha anche un buon tocco di palla, quindi sotto questo aspetto Anghissà o Zambo, come in Camerun lo chiamano soltanto così, si è ben distinto, anzi secondo me è stato uno dei migliori in campo. Io nelle schede che facciamo a fine partita gli ho dato la pagella massima e gli ho dato la palma del migliore in campo. Come hai visto Anghissà? Allora, ti dico la verità, mi ha colpito molto, sia sul piano fisico perché è straripante, cioè ho visto un giocatore della Juventus, ma non ricordo esattamente chi, colpirlo per fermarlo, perché fa di fallo praticamente, l'ho buttato a terra e lui si è rialzato davvero come se niente fosse, quindi uno strapotere fisico importante, numeri anche, perché a parte i colpi di tacco che insomma si è lasciato anche andare a questo numero un po' più, però comunque rispetto a Bakayoko, che è il giocatore più simile che ricordo nel passato recente del Napoli, c'è anche un'educazione tecnica importante. Ti dico che spero che confermi ancora questo stato di forma e di capacità mostrate domenica, e credo che sia se davvero dimostrerà anche solo la metà di quello che abbiamo visto nella partita contro la Juventus, potremmo aver sistemato il centrocampo, ti dico la verità, perché quando torneranno i nostri registi e quindi potremo avere un giro palla un po' più rapido, perché Fabian, lo sappiamo, è competente, tecnicamente sopraffino, però è lento, non è un regista, non è il suo ruolo il regista, lui deve prendere palla, deve guardarsi attorno, deve fare sempre quel tocco in più. Però, ripeto, non è colpa sua, perché lui non nasce regista e non ha quel tempo di gioco. Però con un regista, con Fabian che è libero dai compiti, diciamo, di regia e di inseguimento, con Zambo, chiamiamolo così, mi piace, che si occupa di correre per tutto il campo a mostrare i muscoli, il centrocampo del Napoli può diventare un centrocampo importante, posto che rimaniamo a tre o cambiamo, questo poi dipenderà da Spalletti e dalle situazioni, però se queste sono le premesse sembra un futuro roseo per il centrocampo del Napoli.
D'accordo, d'accordo. E allora io vi invito sempre a chiamarci 081 506 7764, linee aperte per tutti i tifosi che vogliono intervenire e dire la loro. Regia, fra poco mi fai vedere quando puoi, caro Davide, i risultati per il momento parziali del sondaggio verso l'Ester. Cosa vi aspettate? Altri messaggi? Marino Emilio ci dice che un pareggio andrebbe bene. Marco Sferrature ci dice che diciamo sempre le stesse cose in merito a Mario Rui e per quanto riguarda il terzino sinistro. Dice se non usciva Mario Rui non si poteva comprare un terzino sinistro. Ha ragione a dire diciamo sempre le stesse cose, però non è colpa nostra se Mario Rui si è infortunato e potrebbe non giocare, quindi la domanda dice te chi lo sostituisce? Esatto. Insomma, lui ha ragione, premetto, parliamo sempre del terzino sinistro, ma in questo caso non potevamo non farlo perché notizia del giorno, la prima che abbiamo dato, Mario Rui è Insigne in dubbio per partita di Leipzig. Se sappiamo che Insigne probabilmente sarà sostituito da Lozano in coppia con Politano, crediamo, a meno di turnover con un as pronto a subentrare, non abbiamo la stessa certezza di chi sostituirà Mario Rui in caso di forfè, un forfè che è probabile a 2 giorni dalla partita. E allora arriva anche il parziale del sondaggio su Facebook, il 48% si aspetta una vittoria, il 9% una sconfitta, il 26% per quanto riguarda il pareggio, un non saprei per quanto riguarda il 16%, anzi 17%. Questo è per il momento il dato del sondaggio su E tu cosa ti Facebook. aspetti, Alberto? Io sinceramente mi aspetto prima di tutto di non perdere, perché per me è importante uscire anche con un pareggio da quel campo. Ovviamente il Leicester è una squadra importante, però vincere il Napoli può farlo, soprattutto grazie alle rientrate, emergenze di formazione. Sinceramente, dovessi votare in questo sondaggio, punterei anch'io sulla vittoria. Quindi mi aspetto una vittoria. Il Napoli è lanciato dopo queste prime 3 gare, però un pareggio comunque lo Non metto. Poi sarebbe. dipende anche come arrivo, ovviamente. Vabbè. Però di base, se dovessi firmare, firmo per una vittoria, ma non mi dispiacerebbe il Pareggio. pareggio. Te lo chiedo anche a te dopo perché abbiamo una telefonata. Pronto? Vai. Ragazzi, buon pomeriggio, sono Mimmo. Ciao Mimmo! Ciao Mimmo! Ben trovati. No, io vorrei mettere un po' d'ordine, se con il vostro permesso. Vai! Andiamo, per quanto riguarda Coulibaly, non viene da zona rossa, per cui era No, no, scontato. l'abbiamo No, detto no, per quanto squalifica, riguarda la certo. squalifica, l'abbiamo Ah, detto per la Mimmo. qualifica, quindi. Sì. Poi è chiaro che ogni Stato si regola di conseguenza legato, sì, è legato all'UEFA e quant'altro. Volevo dire invece, analizzando la partita di domenica, giustamente il cambiamento ufficiale perché tatticamente Elmas non stava svolgendo quel lavoro che gli aveva chiesto Spalletti a ridosso della prima punta e poiché non era disciplinato tatticamente, il secondo c'è stata la svolta con l'entrata di Younes che è andato sul lato di Politano e ha fatto quella raddoppiando e creando una superiorità nel saltare l'uomo e prendendosi punizioni a go-go. Questa roba qui ha messo in una condizione che praticamente. Poi entriamo in una logica diversa. Il terzino sinistro, una società sana, seria e per bene, che non compra 3 ali destre come ha fatto Juventus con Kulusevski, con Bernardeschi e con Chiesa, che non gli serve nessuno dei tre in questo contesto. Ma poiché hanno fatto fesserie con la pala e hanno pagato 400 milioni di debiti che loro riescono a sanare, basta mettere il 2% di più alla Lapande e hanno risolto il problema e noi gli paghiamo i 400 milioni. Ma non è questo. Il problema è che uno che prende un ingaggio superiore ai 4 milioni come Ghoulam, io il terzino sinistro, che avevo recuperato l'anno scorso e che noi gongolavamo sul fatto che lui stava bene. Ghoulam è l'unico che sa tirare un calcio d'angolo, una punizione, non ce l'ha nemmeno Insigne, non ce l'ha nemmeno Politano. E allora aver recuperato questo ragazzo che maledettamente con l'Inter si fa male un'altra volta, ma chi è quel pazzo che prende un altro terzino
sapendo che ci sono le condizioni per recuperare a uno che gli dai 4 milioni all'anno. Io non lo so, io perdo la testa quando ho sentito anche ieri il buon allenatore che parla con, che diceva: ma come si fa sulla piazza, non andate a cercare? Ma cosa a cercare? Ma perché io sono la Juventus, che si può permettere di sbagliare una quindicina di acquisti negli ultimi 3 anni e poi si indebita? Io, quella società, gli scudetti li vinceva con Iaquinta, con Quagliarella, con Matri, con Conte all'inizio dei 9 scudetti, ma li ha vinti con Ronaldo. Ma si è fermato in Italia, si è fermato in Italia perché all'estero ha fatto le capriole, ma non ha mai vinto niente. E il costo di un giocatore come Ronaldo, chi è quel pazzo che l'avrebbe fatto? De Laurentiis, che gli è costato 150-200 milioni per vincere con la Casandrina e con la Scafatese. Ma di cosa dobbiamo? Perché noi dobbiamo essere realisti. Qui tenere una società sana, tenerla senza debiti in un periodo pandemico come questo, ma se devi essere un mostro sotto tutti i punti di vista e stare lì sopra lì è 12 anni che fai le coppe europee. E allora io vorrei un'analisi con i piedi per terra. Quando si fanno le analisi non si fanno già andando a vedere cosa combina l'Inter che vince uno scudetto e smantella, non andando a vedere la Juventus che ne sta facendo tutti i colori. Il vero centravanti della Juve, non ci pigliamo in giro, negli ultimi 10 anni è stato Mazzoleni ha giocato tutte le 300, gli 10 campionati, li sta giocando ancora al VAR, sta facendo la differenza. Questa fa, io ho un'agenda che se ve la faccio vedere sono 803 cartellini gialli non date alla Juventus, sono 200 rossi. È tutta un'altra storia, è tutta un'altra cosa. Poi, per quanto tatticamente, tu trovi una società e una squadra come la Juventus, che gli può mancare chiunque, ma che viene qui col 4-4-1-1, come fosse l'Ascoli di Rozzi di 30 anni fa. Il Napoli, ma da quali spiragli trovava spazio? Poi è venuta fuori la fesseria di Manolas, ma da dove trova una Juve che può giocare 4-4-1-1 con Morata abbandonata a se stesso e fa in tutta la partita un tiro e mezzo in porta e pretende la vittoria, oppure uno addirittura come Allegra che ha precedenti col Cagliari di 10 anni fa che allontana il pallone contro il Napoli a Cagliari per ritardare, sì, i tempi della partita. È sempre quello, perché uno rimane sempre se stesso. E sì, che ti vai a lamentare con che abbiamo vinto? Ti vuoi lamentare che si ha fatto pressione Spalletti sull'arbitro? Sono 10 anni che tu fai pressione e dormi nel letto matrimoniale con Mazzoleni, con Strada e Tagliaventi, ti vuoi parlare dell'arbitro? E dai, fai un poco più serio, fai l'allenatore, analizza e spiega ai tuoi tifosi perché hai giocato in quel modo, perché hai giocato in quel modo. La Juve si può permettere di venire con 2 tir davanti al portiere per cercare di portarsi lo 0-0 a Napoli? Era quello l'obiettivo. Poi capitava l'occasione che o te la dava un VAR o te la dava, ed era capitata l'occasione con quella fesseria di Manolas, ma tu devi giudicare anche un giornalista, perdonatemi che io capelli bianchi lo dico, un giornalista non deve attaccarsi a quell'uno, due, tre episodi, ma deve guardare 90 minuti, 95 minuti di prestazione. Ma perché non avrebbe rubato la Juve se vinceva 1-0 con un gol di Murata? Rubato non uno, 1000 volte rispetto alla partita che avevamo visto. E allora io dico che un giornalista deve analizzare, come spesso fai tu Alberto, analizzare la prestazione. E la prestazione è stata notevole. Noi, quell'anchistano che Spalletti l'ha messo in quella posizione così, ha fatto capire a tutti quanti, chi viene da Marte dice: ma questo anchistano da quanti anni gioca, esatto, a Napoli? Lo dicevo proprio poco fa. Perché era così equilibrato in quella fascia a fianco a Fabio Ruiz, che è mostruoso. E questo non è un capolavoro di Giuntoli. E vogliamo riconoscere che è un capolavoro di Giuntoli che con 4 centesimi ti ha portato quel centrocampista. Lo vogliamo mettere. E noi ogni volta che è Giuntoli, di questi meriti ne ha parecchi, ne ha molti. Noi stiamo facendo, ecco,
stiamo friggendo il pesce con l'acqua da molti anni. La Juve ci sta facendo campare, prendendo Higuaín ci ha fatto campare e ci ha messo in condizione di essere a quella, perché quei 95 milioni sono irripetibili. Ecco, allora questo è l'analisi che un giornalista si ferma a due minuti, riflette e dice: la prestazione, il Napoli deve vincere 4-0 con la Juventus, e la prestazione è stata notevolissima. E poi un'ultima cosa, fatemela dire. Vai. Sono tre partite che noi finiamo finiamo con tre centrocampisti, tre difensori che vanno a inseguire, tre giocatori del Napoli che inseguono sempre un avversario. Ma vedete che questi stanno in una condizione fisica strepitosa, stanno proprio bene, finiscono sempre le partite in crescendo nelle prime quattro. Non lo so che si terranno questi ritmi, ma so solo una cosa, che i giocatori fisicamente sono di gran lunga superiore alla distanza di tutte le squadre. Questo è un dato di fatto e questo ci conforta. Io faccio questa analisi e aspetto il vostro giudizio. E vi saluto e vi abbraccio. Grazie Mimmo, grazie come al solito. No, sono pienamente d'accordo con te su ciò che dici, parto dalla fine, soprattutto per quanto riguarda il Napoli che chiude sempre in crescendo le gare. Noi, come tu ben sai, abbiamo seguito Di Maro e Castel di Sangro gli allenamenti purtroppo sono stati pochi da vedere anche per noi giornalisti. Di Maro lo abbiamo seguito più approfonditamente e ti posso dire che mi aspettavo un Napoli che fisicamente partiva magari con le gambe un po' ingessate, perché Spalletti, soprattutto a Di Maro, ha fatto lavorare tantissimo questi ragazzi. Nella prima parte ovviamente mancavano i calciatori reduci dagli europei, quindi mancava Insigne, mancava Di Lorenzo, mancava lo stesso Meret, però quella parte principale, una colonna portante comunque c'era, penso a Koulibaly, penso a Manolas, al di là dell'errore che poi voglio spendere anche una parola su Manolas. Questo ragazzo è vero fa un errore banalissimo, madornale anche per come non te lo aspetti da un calciatore di esperienza come lui, però poi mentalmente ha la forza di riprendersi subito, sì, e fare comunque una successiva buonissima gara. Quindi sotto questo aspetto ti dico, mi ha sorpreso la preparazione di Spalletti, non so se effettivamente è una preparazione atta a partire subito bene per poi magari cercare di mettere il fieno in cascina a metà campionato. Sul resto assolutamente, su Napoli-Juve, se la Juve vince 1-0 ha rubato una partita per la prestazione del Napoli, anche solo guardando il primo tempo, e su questo non credo che né da parte mia né da parte di Raffaele possa esserci obiezione. Ti dico che secondo me non sono l'unica cosa dove non mi trovi pienamente d'accordo è per quanto riguarda la situazione di Gulam. Sto ragazzo è vero, concordo, non riesci a cederlo e a toglierlo perché ha un ingaggio onerosissimo da top player, è lungo soprattutto, è lungo, ancora un altro anno di contratto, però anno 2021, al netto delle difficoltà della pandemia, al netto del friggere effettivamente il pesce con l'acqua, perché così è, puoi aspettarti ancora qualcosa da questo ragazzo che è un bravissimo ragazzo, io lo conosco personalmente, è un bravissimo ragazzo, disponibile con tutti, è stato un ottimo terzino fra i migliori al mondo, però ragazzi, questo è il terzo infortunio che ha questo ragazzo. Dove si può aspettare ancora Gulam nei fatti? E questa è l'unica domanda che mi pongo. Poi per il resto su tutto sono pienamente d'accordo con te. Non so tu, Raffaele. Concordo con la tua analisi, soprattutto quella della situazione di Gulam, perché nasce tutto lì, tutto muore lì. La domanda è quella. Napoli che vuole puntare in alto, che vuole puntare a degli obiettivi, che ha tre competizioni, quanto si può fidare della tenuta fisica di Gulam? Certo. Io quella è la domanda che mi pongo, perché sì, ok, recupera a ottobre, pronto per giocare, ma ci arriva a novembre, ci arriva a gennaio, perché dopo la lunghissima serie di infortuni gravi che ha avuto, la domanda che ci dobbiamo porre è quella. Può giocare due volte a settimana? Può sostenere dei ritmi così importanti? Perché fino a febbraio, lo sappiamo tutti, ne parlavamo l'anno scorso, febbraio nero perché ci sono tante partite, una dietro l'altra, e tanto di più adesso che ci sono anche le nazionali, sì, e tutto quanto. E il Napoli si deve affidare unicamente a un giocatore in questo momento che è Mario Rui, almeno fino al recupero di Gulam. Ma una volta recuperato Gulam, questo giocatore, a me mi dispiace perché sono d'accordo con quello che ha detto Pim, uno dei terzini più forti che il Napoli ha avuto in senso assoluto, uno dei più forti del campionato italiano,
prima del primo infortunio stava giocando in maniera stratosferica, però poi si fa male e sta fuori un anno. Si rifà male e sta fuori mesi. E l'anno scorso si stava riprendendo e si fa male un'altra volta. Tanti infortuni gravi, tanti infortuni, una resa negli ultimi 3-4 anni che non come possiamo definire se non tragica? Purtroppo sì. Perché più le partite che non ha giocato e quelle che ha giocato, anche spezzoni. E tu però, Napoli, che hai un obiettivo importante, che hai un solo giocatore in rosa di ruolo oltre a Ghoulam, ti stai affidando al recupero di un giocatore per tentare di fare tutta una stagione. E quella è la domanda che ci poniamo noi. Per questo insistiamo sul terzino. E allora voliamo in pubblicità a fra poco con Club Napoli All News. Bentornati in Club Napoli All News in questo martedì con me Raffaele D'Antonio verso l'Ister. Cosa vi aspettate? Lo andiamo a chiedere anche a un'amica di Club Napoli All News, Ada Cotugno. Ciao Ada! Ciao Ada. Ciao Alberto, ciao a tutti. E allora, rigiro la domanda a titolo di questo pomeriggio. Cosa ti aspetti dalla sfida di giovedì? Mi aspetto un ottimo Napoli, perché con Spalletti abbiamo capito che le aspettative devono essere alte. Ha vissuto un avvio di campionato veramente a mille all'ora. Abbiamo visto la partita contro la Juventus, era una di quelle che lo abbiamo detto tante volte, però magari con un altro allenatore la pareggiavi e non l'andavi a vincere. E io sono molto convinta che sono progetto che realmente, e sarà una partita difficile perché l'Ester è una squadra di ottimo livello. Lo sappiamo tutti, è la peggiore che potesse capitare al Napoli, purtroppo ci siamo anche un po' abituati a questo tipo di cose. Se il Napoli non si trova a soffrire, non riesce poi a iniziare il suo cammino, quindi mi aspetto comunque una bella partita viva, avvincente, e un Napoli finalmente coraggioso, perché forse è quello che mi è mancato un po' negli ultimi anni. E allora, il Napoli che arriva a questa sfida dopo tre vittorie consecutive in campionato e soprattutto l'ultima in casa contro la Juventus, un parere sulla sfida di sabato sera, come hai visto il Napoli contro bianconeri, seppur decimati e soprattutto sconfitti? Devo dire che non ho visto delle belle squadre in generale, perché sia Juventus che Napoli non hanno offerto il grande calcio degno di questo appuntamento. Però tra le due squadre alla fine ha vinto quella che ha giocato meglio. E sarà sicuramente una partita condizionata da tanti errori, infatti i tre gol sono arrivati da tre errori individuali. Però a un certo punto la Juventus nel secondo tempo ha avuto un calo fisico spaventoso. È vero che decimati da infortuni, giocatori che sono partiti in nazionale e tante attenuanti che ci possono stare, però se questo è il gioco di Max Allegri è un po' rivedibile, quantomeno. Sicuramente ingranerà la marcia come ha sempre fatto, dal mese di febbraio in poi la sua Juventus cambia volto, lo sappiamo bene. Però il Napoli mi ha convinta molto di più, nonostante io penso che i bianconeri abbiano ancora la rosa migliore della Serie A, forse al pari con l'Inter, se contiamo anche Lewandowski. Quindi sono un po' delusa dalla Juventus, sono rimasta un pizzico delusa anche dal Napoli perché ha avuto qualche leggerezza di troppo, però nel complesso è una squadra che si sta migliorando, ha trovato un'identità chiara, forte e precisa, e mi piacciono i cambi che opera Spalletti, secondo me è una cosa in più rispetto agli altri anni. Quindi sì, ho visto una bella partita, ma tra due squadre che possono dare molto molto di più. Domanda per te da parte di Raffaele Antonio. Ciao da Raffaele D'Antonio. Io ti voglio girare invece la domanda che abbiamo fatto ai nostri telespettatori nel sondaggio: che risultato ti aspetti dalla partita del Napoli con Leicester? Ciao, il risultato, mi faccio la classica domanda da 1 milione di dollari. Ci sarà Ada, un pareggio. ti abbiamo perso. Ci sei? Eccoti, Mi sentite? sì. Ok. Ti dico che secondo me ci sarà un pareggio alla fine, perché sono due squadre che a livelli di forza si equivalgono abbastanza,
hanno delle peculiarità, come ad esempio il Napoli a Osimhen in avanti, il Leicester a Vardy, che parliamo di due giocatori completamente diversi, però il ruolo è un po' quello di sfornare il gol a raffica anche con un pizzico di malizia, di cattiveria, chiamiamola così. Certo. E il centrocampo degli inglesi è tanta, tanta qualità, c'è il numero 10 Maddison, che è rimasto all'Leicester probabilmente perché l'Leicester ha assunto una dimensione un po' più elevata rispetto alle ultime stagioni, ma altrimenti certo, potrebbe essere tranquillamente un giocatore da United, da City, è veramente sublime, così come Lindy e Tielemans davanti alla difesa sono ottimi giocatori. Ecco, forse proprio la difesa, la porta la salvo perché Michael dà garanzie. In difesa il nome altisonante sarebbe quello di Soyuncu, che è andato a sostituire poi Maguire due anni fa, che è andato allo United. E per questo ti dico che più o meno le rose si equivalgono, e se dovessimo parlare così a bocce ferme, chiaramente poi il campo mescola tutte le carte, ti direi anche un 2-2, va. Vedo una partita equilibrata e con tanti gol. Risultato fisso. Sì. Ada, ti chiedo, ma tu che segui, ricordiamo ovviamente, Footballa.it, il calcio inglese anche da vicino, ti chiedo, ma con che testa, con qual è l'aspirazione dell'Leicester in questa Europa League? Come si presenta ai nastri di partenza della competizione? Non ti dico vincerla perché chiaramente non è la squadra più forte tra le tante, però ha voglia di far bene perché è una squadra molto più forte di quella che ha vinto il titolo in Premier nel 2016. Quella è stata un mix di fattori, giocatori che hanno trovato l'anno giusto, avversari che si sono un po' fatti lo sgambetto. La squadra, il Leicester della scorsa stagione e di questa stagione, che si è praticamente rimasto quasi immutato, è una squadra molto molto forte e soprattutto è una squadra messa nelle mani giuste di Brendan Rodgers, ex allenatore del Liverpool, che era stato un po' cazzato, lo ricordiamo, è stato preso Klopp, però qui sta facendo una carriera pazzesca, tant'è che ha insidiato per due volte il Chelsea lo scorso anno in FA Cup e anche in campionato. Chelsea comunque veleggiava già verso la Champions League, quindi era già la squadra forte che tutti quanti conosciamo. È una squadra che ha preso coscienza del suo potenziale ed è una cosa veramente pericolosa, perché quando sai di essere forte, di potersela giocare faccia a faccia con chiunque, allora scatta anche psicologicamente quella marcia in più che tante volte ti aiuta anche a far vincere le partite, nonostante magari sulla carta non sei proprio la squadra più forte. Quindi penso che l'obiettivo principale dell'Leicester sia quello di fare una bellissima figura e di superare almeno la fase a gironi, diciamo che il primo step è un po' per tutte, però penso che se dovesse trovarsi poi al di là dello spareggio dei sedicesimi o addirittura agli ottavi, lì l'obiettivo sarebbe proprio portarsi questo trofeo in bacheca. Ok Ada, grazie mille per il tuo intervento, ovviamente ti aspettiamo alla prossima e grazie come sempre. Ciao Ada, grazie. Grazie a voi ragazzi, un saluto. E allora, quindi vedi, il Leicester è una squadra che non è assolutamente da sottovalutare. No, ma non l'avremmo fatto comunque, anche prima dell'intervento di Ada, che ha analizzato la situazione in maniera molto precisa, però ti dico la verità, il Leicester ha vissuto momenti negativi, ma già dalla scorsa stagione ha viaggiato con grande energia verso questo risultato, anzi per una lunga parte della stagione ha rischiato anche di andare in Champions più che in Europa League. Quindi per aver dimostrato questi numeri in un campionato comunque molto importante come quello inglese, dove non ci sono solo 3, 4, 5 squadre, ma sono 6, 7, 8 quelle che si giocano alla testa della classifica, qualcosa vuol dire. Però qualcosa vorrà dire anche la sconfitta abbastanza pesante, poi rimediata contro il Manchester City, anche se il valore intrinseco del City è ben noto, e comunque c'è stata una partita più difficile di quella che poi il risultato ha raccontato. Quindi diciamo che ci sta avere paura, anche perché comunque andiamo noi da loro, loro hanno lo stadio aperto, quindi non hanno problemi di capienza, ci sarà chiaramente tutto esaurito, immagino, per una partita del genere. Però io non demordo, e come hai detto tu, anch'io, se dovessi dare una risposta al nostro sondaggio, direi vittoria. E non dico che non mi aspetto meno della vittoria, ma il pareggio forse potrebbe andarci stretto.
Ok, allora nel frattempo vi invito sempre a telefonarci in linee libere, dopo avremo anche un altro ospite. Notizia ovviamente, il Napoli domani si allenerà alle 11 al centro di Castelvolturno, che da quest'anno prende il nome di Konami Training Center. Center, alla vigilia appunto del match contro gli inglesi e l'Ester. Spalletti ed un calciatore parleranno in conferenza stampa in Inghilterra al Leicester Stadium alle 19:30 italiane. Il Leicester invece si allenerà domani alle 10:30 e l'allenatore Rodgers, con un suo calciatore, parlerà in conferenza nella sede ufficiale, nel campo appunto dell'Leicester di allenamento, alle 13:30, sempre orario italiano. Quindi le parole di Spalletti con un tesserato azzurro ci saranno intorno alle 19:30. A questo punto credo che il Napoli dovrebbe partire pressappoco nel pomeriggio, proprio Sì. mentre saremo in onda. Intorno alle 15:30 a 16 ci sarà la partenza verso l'Inghilterra, anche Inghilterra. perché si alleneranno domani La mattina a alle Castelvolturno. 11. Altri messaggi, ancora in risposta alla telefonata precedente, Emilio D'Angri. Allegri avrebbe giocato sempre così, ovvero con tre dietro la linea della palla, sperando in un contropiede fortunoso per vincere la gara, Emilio D'Angri. Beh, io ricordo Napoli-Juventus, forse se non erro era il primo o il secondo post-cessione di Gonzalo Higuaín, segnò proprio in quell'occasione e il Napoli giocò una gran gara, forse era l'ultimo anno di Sarri, e Allegri si difese a sprombattuto nell'unica occasione concessa ai juventini, poi riuscì a capitalizzare e da lì in poi la Juve iniziò a rosicchiare punti. Fra l'altro quello era un Napoli che poteva andare a un ipotetico più 7 e si ritrovò a un più 4 che poi purtroppo nel tempo fu ridotto Fino ad dalla... essere superati, certo. Esatto, dalla rimonta dei Juventini, della squadra juventina nel girone di ritorno. Linee sempre aperte, vi invito sempre a scriverci. Andiamo a leggere anche qualche messaggio dalla diretta Facebook. Un saluto lo faccio anche a Vincenzo Varone da Pozzuoli che ci saluta. Ciao Vincenzo, buon Ciao pomeriggio Vincenzo. a te. E ancora altri messaggi sempre dalla nostra diretta mentre odo un suono di telefono. Saluto Paolo Porzio, un saluto particolare anche a Luigi Vingiani che ci dice: avete notizie di Mertens? Glielo rispondiamo fra poco perché dovremmo avere una telefonata, se non erro. Pronto? Pronto? Ciao Rosario. Ciao Alberto, Ciao ciao Rossella. Raffaele. Vai Rosario, cosa ti Senti, aspetti da volevo giovedì? dire, posso fare una battuta? Vai, anche due. Ha detto Mimmo che la Juve dà un'offerta sulla Panda, giusto? Aumenta la Panda, ma voglio dire a Mimmo che sta in offerta la Panda, vado. Quindi effettivamente è un'offerta, vedi? Quindi non c'entra niente. Ma voi se fallisce la Juve, Mimmo cosa farà? Dai, ma Un faccio saluto a l'anno in Mimmo, no, è un asinizio. amico, stavo Lo scherzando, dai. sai. Senti, Alberto, tu che c'hai la memoria delle panda, ma Gulamo quando sei infortunato, che anno? Chi? Gulam. Gulam si è Gulamo. infortunato. La prima volta, quella purtroppo più grave, si è Sì, infortunato. la Il prima volta. 1° novembre 2017, Napoli City Sono passati Champions. 4 anni. 4 anni fra poco. Ma scusatemi, il buon Mimmo ha detto il fatto che noi aspettavamo Gulamo. Vabbè, non si può dipendere su questo fatto la società, e tu lo sai benissimo. Bisognava comprare anche quest'anno un terzino sinistro. Sì. Vabbè, ma come fa Mario Rui fare 50 partite? No, sono Ma d'accordo lo con te. stesso Di Lorenzo, questi sono errori, anche Di Lorenzo, se vedete sabato ha fatto un errore proprio da Madonna, ma lui ha giocato due partite in nazionale, se non erro. Sì, sì. Quindi sono errori di stanchezza mentale. Voglio dire, cioè, con tutto il bene che noi vogliamo a Marquitt, ma non può sostituire. Vabbè, metti che adesso andiamo in Inghilterra, sarà dura, Alberto, perché è una squadra tosta, io lo vedo, e poi tu lo sai benissimo, che le squadre inglesi giocano, cioè, in velocità. Ma come fa a giocare con tutto il bene che vogliamo a Marquitt e fa riposare a Di Lorenzo? Ma al lato sinistro a chi metti? A Gesù e Maria. Sì, Purtroppo
noi, con tutto il bene che noi vogliamo alla società, lo stiamo dicendo, e tu lo sei, cioè tu, anche tu e anche sì, Francesco, il caro sì. Francesco, a dire il terzino sinistro, il terzino destro. Cioè, lo so che non voglio, non volevo neanche Emerson Palmieri, ma un giocatore a ruolo suo e con il essere esatto. anche sinistro, se voi siete d'accordo. Giusto? D'accordissimo. Siamo neanche d'accordissimo. Deve essere sinistro come Mario Rui. Adesso Mario Rui si è impastato, ma chi mette a sinistra, ragazzi? Purtroppo è quello che cerchiamo di far capire anche ai telespettatori quando dici facciamo, non è una critica. Ma non sono critiche, esatto. Perché noi lo stiamo dicendo da 4 anni, raga, Culano non tornerà mai come una volta, sì, volete capire? Sì. Vedete, il Florenzi ha avuto gli stessi infortuni, è il Florenzi di una volta? No. Ma lo stesso Zaniolo, raga, Zaniolo non giocherà come una volta, te lo dico io, perché il ginocchio, se vai per diritto lo puoi anche fare Culano. Ma se devi stare a destra e a sinistra il ginocchio vabbè, sì. Perché non ha più il, non è più lo stesso. Io mi auguro, posso anche sbagliare, vabbè, però clinicamente è guarito, ma una cosa è essere guarito, è una cosa che tu ci devi correre e ci devi giocare. Quindi, per quanto mi riguarda, io voglio lottare sia alla Coppa Italia, all'Europa League e al campionato. Bisogna avere ruolo per ruolo, a centrocampo ci siamo, in attacco ci siamo, mancava i due esterni, ma anche centrale, perché mettendo Gesù Maria e Rachmani con Manolas e Koulibaly ci siamo, i due portieri sono tutti e due forti, quindi ci siamo, gli unici diciamo scoperti, perché poi il centrocampista l'hanno preso, io non lo conoscevo e devo dire che è 10 volte meglio a Bakayoko, per adesso, poi dobbiamo vedere quando tornerà dalla Coppa d'Africa, certo. Anche lo stesso Koulibaly, la mia paura, e tu lo sai Alberto, quando tornano dalla Coppa d'Africa non si riconoscono più, è vero, sì, è vero. Per quanto riguarda la partita giovedì, io preferisco anche avere un pareggio, in che senso? E poi giocarmi tutto quanto alla Maradona e giocarlo in aspettandoli, perché loro giocano in velocità. E con Osimhen, questa è la partita di Osimhen. Non so se siete d'accordo, vi saluto, ma Alberto, ma Francesco ha cambiato mestiere. No, perché no, giovedì facevo crudmano, ma che fa, o parrucchiere, barbiere, che fa? Ma lui è tutto fare, fa qualsiasi non mestiere. Non si ferma lo mai, sai, tu lo non sai, si lo ferma sai. Mai. E me puoi dire se mi viene a tagliare i capelli a casa? Ma glielo riferirò, non ti preoccupare. Ciao Alberto, mi vuoi rispondere su questo fatto? Sì. Grazie, tu e Raffaele. Ciao sì, ragazzi. Ciao. Rosario, ti rispondo subito, però devo scappare in pubblicità. Resta in attesa, pubblicità, rientriamo e ti rispondo subito, promesso. A fra poco. La Uniced, azienda storica nel panorama della sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, allontanamento volatili e diserbo, è attiva da oltre 30 anni in Campania e tutto il sud Italia. Grazie al personale qualificato in continuo aggiornamento, ai suoi dispositivi e sistemi avanzati, la Uniced garantisce soluzioni efficaci a basso impatto ambientale in qualsiasi ambiente civile ed industriale. Uniced. Vivi i tuoi ambienti in tutta serenità. Bentornati Club Napoli All News in questo martedì con me Raffaele D'Antonio per parlare di Napoli e soprattutto del Napoli che si avvia
al match d'esordio in questa nuova edizione d'Europa League contro il Leicester in campo inglese. Domani alle 19.30 conferenza stampa di Luciano Spalletti in Inghilterra con un tesserato azzurro, e poi ci sarà ovviamente l'analisi delle parole del tecnico di Certaldo, e poi dopodomani lungo pre e post partita con noi per seguire appunto gli azzurri in Inghilterra. Ancora messaggi dal bravo, vedi Rosario, mi... Rosario mi stava aspettando al varco, mi ha salvato Raffaele. Allora, per quanto riguarda Osimhen, io ti chiedo e ti dico soprattutto aspetto, perché questo ragazzo quest'anno o la va o la spacca. Nutro ancora qualche riserva, perché è un ragazzo che si sta impegnando, volenteroso, l'abbiamo visto anche a Di Maro sempre sul pezzo con Spalletti che cerca di recuperare questo ragazzo anche sotto altri aspetti, facendogli fare proprio letteralmente muro e muro in un allenamento base dove purtroppo in alcuni frangenti tecnici e tattici manca. Può essere decisivo? Io spero di sì. È un ragazzo che ha velocità, ha dei colpi, però deve incanalarli meglio. Manca ancora, secondo me, dell'ultimo tiro, quello che per un attaccante deve essere decisivo. Attendo quest'anno per giudicare. Sul resto, per quanto riguarda, se non erro, ci chiedeva anche di Ghoulam, giusto? Sì. Ghoulam, mi sono espresso e continuo ad esprimermi. Per quanto mi riguarda, c'è una problematica dal punto di vista proprio strumentale, strutturale, di questo ragazzo che non riesce in qualche modo ad essere a tornare nuovamente quello di una volta. Non credo tornerà più, e sinceramente sono d'accordo quando mi dici dobbiamo ancora aspettare questo ragazzo. Il Napoli credo lo aspetti solo per una questione economica e contrattuale, non di più, perché l'ingaggio è onerosissimo, quindi e questa è la problematica. Non credo che Rosario volesse chiederci altro, giusto? No, non ricordo, ci scuserà Rosario se abbiamo dimenticato Rosario, se qualcosa. C'è qualche altra cosa, scrivici su WhatsApp o su Facebook, noi ti rispondiamo. Per il resto invece ti chiedo anche a te di Osimhen. Allora, io credo che Osimhen abbia degli ampi margini di miglioramento. È ancora molto indisciplinato, non solo dal punto di vista mentale per l'espulsione dalla prima giornata, ma lo vedo anche proprio indisciplinato in campo. Chiaramente hanno visto le sue qualità l'anno scorso e quindi adesso è trattato in maniera diversa dalle difese, che lo inseguono molto di più, cioè ce lo chiudono molto di più per non farlo scappare via, perché sanno che se parte poi è difficile da prendere. Deve migliorare sotto il punto di vista tecnico, come dici tu, negli ultimi 10 metri, quelli fondamentali per mettere la palla in porta. Ha delle belle premesse, un diamante grezzo che bisogna secondo me lavorare, perché verrà proprio bene. Deve trovare delle sue cifre tecniche, perché colpi di testa, tiri da fuori, non abbiamo visto molto come bagaglio tecnico. Sicuramente ha un'esplosività, ha una forza fisica, ha una velocità importante. Però da sole non bastano a fare un grande attaccante, deve trovare qual è la sua dimensione, deve migliorare tecnicamente sotto questo punto di vista, e solo allora potremo sapere se Osimhen sarà un grandissimo attaccante, un grande attaccante o solo un buon attaccante. Rosario, fra l'altro, ci ringrazia perché ci ha appena scritto dicendo ok. Allora, nel frattempo però abbiamo l'ospite, ovviamente è sempre un piacere avere qui ospite un bomber. Parliamo di bomber, lui è stato un grandissimo bomber in Serie A, non solo a Napoli. Massimo Agostini, ciao Massimo. Ciao Massimo. Ciao, buona giornata, buon pomeriggio. E allora, grazie mille per aver accettato l'invito. Parliamo di Napoli, ovviamente. Napoli a punteggio pieno, fra l'altro con due tue ex squadre, Roma e Milan. Che Napoli hai visto? Questo di Spalletti ti piace? Beh, nelle prime tre giornate si vede già un po' la mano del mister. Dai, l'esperienza che può portare Spalletti al Napoli è molto importante. A parte la squadra che ce l'ha abbastanza, è una squadra importante, lui sicuramente in questa annata ci metterà dell'esperienza,
e aumenterà la qualità del gioco in tutto, e lo sta dimostrando in queste tre partite. Poi dopo il campionato quest'anno sarà molto insidioso, perché non ci sarà una squadra che prenderà il sopravvento su tutte le altre e distaccherà. Non sarà come l'anno scorso, ma sarà un campionato molto più equilibrato e molto più giocabile. Massimo, è un Napoli in testa alla classifica con Milan e Roma, entrambi a punteggio pieno. Credi che possano essere delle squadre che fino alla fine resteranno a giocarsi qualcosa di importante? Non dico il primo posto, ma quantomeno in zona Champions League. E soprattutto, se vedi in questo momento fra queste tre una squadra superiore all'altra? Ma io sono convinto che tutte e tre lotteranno fino alla fine, una per un motivo, uno per l'altro, ma saranno tutte e tre protagoniste da qui alla fine. Quella un pochettino più avvantaggiata, secondo me, riportando il lavoro, il discorso che ha interrotto col secondo posto del campionato precedente, è il Milan, che verrà. Sta dimostrando di essere una squadra quadrata, una squadra che i suoi giovani degli anni prima hanno preso confidenza con questo campionato, hanno acquisito la maturità giusta, hanno fatto degli acquisti secondo me importanti, e con il rientro di Ibra sicuramente sarà una squadra da temere. Ma anche Napoli e Roma sicuramente diranno la loro. Io da qui alla fine però penso più Napoli come squadra che Roma. Roma ancora la devo decifrare, anche se ha fatto 9 punti, però anche col Sassuolo ha rischiato fino alla fine il palo, le tre parate del portiere a tu per tu, perciò qualcosa ancora da registrare c'è. Una domanda per te da parte del collega Raffaele D'Antonio. Ciao Massimo, Raffaele D'Antonio. Io Ciao. volevo sfruttare la tua grande esperienza di bomber per chiedere un parere su Osimhen, che è l'attuale attaccante del Napoli. Cosa manca, cosa deve migliorare, in cosa già invece è forte questo nuovo attaccante del Napoli? Beh, Osimhen, come abbiamo sempre detto anche l'altro anno, nella progressione nel campo aperto penso che sia un giocatore da temere. Poi dopo, dentro l'area di rigore, nel breve, nel far salire la squadra, forse ancora deve migliorare ancora qualcosina, e sicuramente sotto porta deve avere la cattiveria del bomber da 25-30 gol. Secondo me le finesse oppure le giocate da uno come lui, a me piace l'attaccante concreto, quando è dentro l'area di rigore, se c'ha una palla, 2 palle o 3 palle, non deve perdonare. Però come fisicità, come progressione in campo aperto, se il Napoli riesce a sfruttarlo bene nelle sue caratteristiche, io penso che con l'arrivo anche di Spalletti avrà un ulteriore miglioramento. Secondo me può diventare un top. Massimo, ti chiedo anche per quanto riguarda l'Europa League. Il Napoli dopodomani andrà in Inghilterra contro il Leicester. Ovviamente settimana di Europa per tutti, ma a tuo avviso in questo periodo anche purtroppo ancora dove le nazionali si concentrano sempre più, dove gli infortuni sono all'ordine del giorno, può in qualche modo cambiare le dinamiche del campionato, almeno in questa prima parte? E ti chiedo anche, ne approfitto, come hai visto e se ti aspettavi la Juve con un solo punto dopo 3 giornate? Beh, sai, le dinamiche di queste competizioni tutte ravvicinate, nazionale, campionato e Champions, Europa League, all'inizio di questo travagliato ritorno in campo, in alcune situazioni, in alcune squadre, magari non avendo ancora una rosa completa, può mettere a disagio magari l'allenatore nelle scelte e nel fare magari 3 partite in una settimana. Però io penso che ormai la maturazione, la maturità di tutte le squadre italiane, di chi ci gioca, che non ci siano problemi. Le partite importanti, io da allenatore, come allenatore,
io faccio giocare sempre i più forti, poi dopo c'è tempo per fare magari recuperare in qualche partita e far giocare anche gli altri, ma se io devo cercare di passare il turno o vincere una partita, che sia campionato, che sia Europa League o Champions, io mando in campo la squadra più forte, cioè la squadra più pronta e più forte che ho. Poi dopo magari perdi ugualmente, perché adesso magari il calcio inglese, il campionato inglese è quello che mi fa più paura di tutte le squadre inglesi, più delle squadre spagnole che quelle francesi. Il campionato inglese sono già a un buon livello di preparazione, di tutto, anche di tempistica, minutaggio del campo. Perciò a me le squadre inglesi mi fanno paura, però ce le andiamo a giocare senza nessun timore. Poi dopo sono i 90 minuti che decidono le sorti del risultato, però io penso che abbiamo la maturità giusta nelle squadre che sono sia in Europa che in Champions, che se la possono giocare. Sulla Juventus invece? Ah, scusa, Vai. la Juventus ha ripreso quello che ha finito l'anno scorso con Pirlo, anche se Pirlo alla fine è riuscito all'ultima partita ad arrivare in Champions League, però aveva una squadra, non dico al top, era un po' mezza disastrata. E poi c'è da tener conto che Allegri in questa ultima partita non ha potuto usufruire dei sudamericani, dei giocatori che erano stati in nazionale, dove invece in Champions li avrà tutti e sicuramente vedremo una Juventus diversa. Ma anche da domenica prossima sono convinto che con tutti gli effettivi la Juve sarà una squadra diversa da quella che abbiamo visto in queste prime partite. Anche se io dico sempre, sì, la Juve è partita male, però la qualità che ha la Juve in squadra è quella che è sempre da tenere sott'occhio, perché alla fine è una di quelle che può arrivare fino in fondo. Te l'aspettavi la sconfitta a Napoli, nonostante ovviamente i bianconeri erano obiettivamente rimaneggiati in alcuni elementi della rosa? Sai, io ero qui in spiaggia con un mio amico che io gli ho detto, io se dovessi scommettere, scommetterei sull'1x del Napoli, perché secondo me il Napoli in questo momento ha qualcosina in più dalla Juventus e per me nei 90 minuti il Napoli può vincere. E alla fine ho avuto ragione, perché lui ha scommesso sulla Juventus perché è juventino. E purtroppo ho sbagliato. Io se avevo un euro l'avrei scommesso sull'1x del Napoli, che pagava anche bene. Un'ultima da parte di Raffaele D'Antonio. Massimo, secondo te questo Napoli a che posizione può ambire a fine campionato? Può arrivare in Champions l'anno prossimo? Ma io vedendo le rose delle squadre che possono ambire allo scudetto, io il Napoli lo metto nelle prime tre squadre, perché non vedo come l'anno scorso una squadra che a metà campionato ha preso il largo con 10-12 punti di vantaggio e ha vinto il campionato. Quest'anno io, sia che sia il Milan, che sia la Juventus, che sia l'Inter, io vedo un campionato molto equilibrato dove alla fine chi ne ha di più, chi ha, come si può dire, diviso bene le forze e ha operato bene nei minutaggi, sia in campionato che nelle coppe, io sono convinto che la possa spuntare per vincere il campionato. E c'è la lotta di 4-5 squadre, e il Napoli la metto nelle prime tre: Ok, Inter, Massimo. Milan, Napoli, poi ci metto la Juventus, Roma. Ci metto anche la Lazio di Sarri. Ok, Massimo. Vedo meno l'Atalanta Ok. dell'anno scorso, perché secondo me qualcosina, quella fluidità di gioco, quell'agonismo, quella pressione che aveva dal primo al 90esimo in queste partite non gliel'ho vista. E
Spero che stasera in Coppa faccia una grandissima prestazione. Ok Massimo, grazie mille della tua partecipazione. Grazie Bellissima anche Massimo. lo scenario alle tue spalle, ci hai ricordato la spiaggia, il sole. Penso sia Cesenatico, giusto, più o meno. No, siamo Cervia. Ah, Cervia, allora. Poi ancora un po' di al pomeriggio ancora ci organizziamo qui in spiaggia per fare delle chiacchiere. Allora, Che bello. la scena è questa qui. Grazie Che bello. Grazie mille mille, Massimo, alla Massimo. prossima. Ciao Ciao. Massimo, grazie. E allora andiamo in chiusura, siamo veramente agli sgoccioli. Saluto tutti coloro che ci hanno scritto in tantissimi, Roberto Lecora, Laura Castaldo, Luigi Vingiani, che ci dice, avete notizie di Mertens? No, in questo momento non ci Non sono news sappiamo ulteriori. niente di Il nuovo Napoli non rispetto ci ha a... comunicato oltre quello che già si sa, ovvero che prima o poi questo ragazzo Tornerà. dovrà tornare. Grazie, scusateci se non riusciamo a leggere tutti i messaggi, siamo veramente in chiusura. Grazie a te, Raffaele, Grazie a te per... Alberto, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ovviamente l'appuntamento è domani alle 15, nuovo orario per Club Napoli All News. Il sottoscritto Alberto Caccia vi augura un buon proseguimento della serata con i programmi di Teleclub Italia.